siamo trovati in questa avventura? Beh, un po' con l'entusiasmo di Mab che ci accompagna, credendo che davvero nel confronto fra beni culturali diversi, fra operatori diversi, fra professionisti diversi, si possano trovare delle soluzioni migliori e più coordinate fra i diversi settori. Poi volevamo aprirci anche ai giovani e agli studenti. L'opportunità ci è stata data anche dal rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Udine. Dico rinnovo perché in realtà una convenzione esisteva già, è stata in questa occasione rinnovata col Dipartimento e questo ci ha dato l'occasione di rivolgerci anche meglio e di coinvolgere più gli studenti, che è una cosa assolutamente importante perché saranno poi i professionisti di domani. Abbiamo cominciato con gennaio individuando una serie di temi che ci sembravano i più caldi, tutto sommato, per la nostra epoca. Problema della descrizione dei beni culturali, quindi abbiamo confrontato diverse esperienze fra archivisti, bibliotecari, museali. A febbraio siamo andati a scoprire le buone letture, cioè delle opere, dei volumi per lo più recenti, che potevano essere di aiuto anche per aprire un po' la mente e il pensiero a quello che sta effettivamente succedendo nel nostro mondo. A marzo ci siamo dedicati a prevenzione, sicurezza e gestione dell'emergenza, e questo è un tema, ahimè, sempre attuale in Italia, con un territorio fragile, con delle edilizie, delle strutture non sempre all'altezza del compito di conservazione che hanno e con anche forse non una completa formazione da parte di chi poi deve sia gestire sia prevenire, che sarebbe la cosa migliore, e sia, ahimè, intervenire nel momento dell'emergenza. Ad aprile abbiamo parlato di beni culturali in rete, comunità scientifica e utenza di fronte alle sfide della conversione digitale. Tema bollentissimo, ovviamente, con problematiche davvero non tutte risolte, ma per le quali ci stiamo tutti impegnando. E siamo arrivati così a maggio, a questo ultimo incontro prima dell'estate, a parlare del lavoro al tempo del Covid. Non si poteva non parlarne, esperienze, difficoltà, opportunità. Che ci hanno così un po' cambiato la vita, anche cambiato il modo di incontrarci e confrontarci, anche di fare formazione. Non pensiamo di finirla qui, perché vorremmo con l'autunno riprendere qualche idea che ci sta passando per la testa, visto che in effetti la risposta che abbiamo avuto sia dai professionisti sia dagli studenti è stata davvero interessante. E poi magari, chissà, in autunno riusciremo anche a fare questi incontri in presenza anziché a distanza, che sappiamo sì, per certi versi aiutano perché ci raggiungono dove siamo, per certi altri ci tolgono il gusto di parlarci guardandoci in faccia e chiacchierando magari anche vicino a una tazza di caffè. Comunque l'entusiasmo c'è, i temi sicuramente non mancano e quindi spero che anche questo incontro sarà di vostro interesse. Passo la parola a Dimitri Brunetti, Università di Udine. Buongiorno a tutti, grazie. Sì, il 22 gennaio scorso, qualche mese fa, insomma, proprio a quest'ora, sono
sempre di venerdì, abbiamo dato il via ad un percorso che un po' per volta, appuntamento dopo appuntamento, ci ha condotto fino ad oggi, ad aprire l'ultima data del nostro ciclo seminariale. Il seminario è nato dalla collaborazione fra il Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Udine e la sezione regionale del MAB, Musei, Archivi, Biblioteche, che raccoglie, come si sa, le associazioni professionali dei tre ambiti della cultura. E una collaborazione che nasce, si rafforza dalla comune volontà di proporre agli studenti e ai professionisti un percorso, un'occasione di incontro, di crescita, di dibattito, di confronto, insomma, anche l'occasione per vederci e dialogare. Dialogo che, bisogna dire, in tutti gli appuntamenti precedenti non è mai mancato in coda alle relazioni. L'Ateneo ha rinnovato la convenzione precedente con convinzione, nella certezza che sia importantissimo creare e consolidare un rapporto forte con il territorio, con le associazioni, con i professionisti, con le persone, sia per offrire agli studenti occasioni di crescita, sia anche in virtù della terza missione che chiama l'università ad essere presente sul territorio. Ci siamo occupati in questi mesi, come è già stato ricordato, di descrizione, di prevenzione, di buona conservazione, di promozione sulla rete e del dibattito disciplinare fra chi si occupa di archivi, di biblioteche e di musei. Però non voglio andare troppo avanti e quindi mi limito a ringraziare tutti coloro che a vario titolo in questi mesi, insomma, hanno contribuito alla buona riuscita del seminario, gli organizzatori, i relatori, tanti relatori che abbiamo visto scorrere insomma in questi appuntamenti e il pubblico e tutti coloro che ci hanno seguito. E devo dire anche che i numeri sono stati significativi, numeri altalenanti come è normale ormai in questa nostra abitudine di seguire gli eventi online, altalenanti nella diretta, ma che poi diventano si consolidano nella visione della registrazione che è disponibile sul canale, nella web TV, insomma, dell'Università di Udine, rimarranno le registrazioni disponibili, insomma, per il futuro. Proprio questa mattina, quasi come un segnale, abbiamo avuto la conferma delle risorse per lasciare un segno concreto, insomma, tangibile di questa esperienza. Nei prossimi mesi, infatti, grazie al sostegno dell'Ateneo e delle associazioni tutti insieme e delle associazioni riunite nel MAB, avremo la possibilità di consolidare le relazioni e gli appuntamenti in un volume di atti dell'evento. Un'ultima cosa. Al seminario hanno partecipato con costanza una quarantina di studenti interessati all'argomento, direttamente coinvolti nelle discipline, ma anche altri, insomma, sono stati chiamati, insomma, da una proposta che probabilmente, insomma, ha funzionato, ecco. E quindi cercheremo, come diceva Grazia Tatò prima, di continuare, insomma, su questa linea, ecco. E una quarantina di studenti che mese dopo mese ha seguito gli eventi e ha anche consegnato delle relazioni, una per ogni appuntamento, proprio in virtù del fatto che in questo modo potevano acquisire i CFU, i crediti per il tirocinio. Devo dire che molti di loro, in effetti tutti, ecco,
hanno fatto un ottimo lavoro, un ottimo lavoro. Quasi, pur avendo molta fiducia in tutti loro, quasi insomma al di là delle aspettative, e quindi voglio proprio di cuore, ecco, dire a tutti loro un sincero grazie, ecco, mio personale e del Dipartimento. Ma perché questo grazie sia un po' più, come dire, concreto, passo la parola alla collega Sara Marmai, che ha seguito direttamente i ragazzi in questo percorso e che ci potrà, insomma, accennare qualche cosa di più. Prego Sara, mille grazie. Eccomi, allora buongiorno a tutti e grazie per questa finestrella che avete deciso di regalarci. Uso il noi naturalmente non per plurale maiestatis, ma perché a questo punto mi permetto di parlare anche per i molti studenti del DIUM che in questi mesi sono stati una presenza forse un po' discreta, ma comunque fissa di ogni appuntamento di questa iniziativa e che sono virtualmente presenti anche oggi. Come è stato ricordato poco fa, infatti il Dipartimento ha offerto la possibilità di prendere parte ai 5 incontri organizzati come attività sostitutiva di tirocinio curriculare. Come è stato detto, questa proposta è stata accolta con tantissimo entusiasmo. Abbiamo avuto davvero tantissime richieste di partecipazioni e, come già detto, una quarantina abbondante di tirocinanti che hanno portato avanti il proprio lavoro, devo dire, in modo encomiabile. In tutto questo io, nei panni di tutor, penso di aver avuto la prospettiva più interessante sulla questione, cioè quella di una lettrice di un dialogo a distanza che si è svolto tra i relatori che si sono susseguiti e gli studenti. Studenti che appunto hanno alle spalle esperienze di studio molto diverse e di conseguenza anche idee altrettanto varie, e che hanno raccolto la sfida di questo confronto diretto con i professionisti della cultura, ora sostenendone le posizioni, ora invece offrendo punti di vista alternativi, ora riflessioni che andassero ad arricchire il quadro, per lo più in modo molto originale. Posso solo dire a questi studenti che per me è stato un privilegio poter sbirciare tra i loro pensieri, che peraltro molto spesso sono stati per me spunto per ulteriori considerazioni. E in questo senso mi permetto di ringraziare in particolare alcuni di loro, i cui nomi mi sono scritta perché davvero non volevo dimenticarli né tantomeno di storpiarli, e parlo di Veronica Barile, Eugenia Bellettato, Alessandro Daneluzzi, Letizia Moschitz, Anna Pian, Sofia Ranieri, Veronica Sugameli e Sara Tandelle. Grazie davvero per la cura con cui avete lavorato e che ha contraddistinto tutti i vostri elaborati fin dalle prime battute. Ci tengo però a puntualizzare che l'elenco dei meritevoli non si limita ai nomi fatti, è in realtà ben più lunga la lista di coloro che hanno mostrato serietà, costanza a fronte di tanti impegni di studio naturalmente, ma anche lavorativi e familiari, non certo meno gravosi, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo. E accanto a questo anche l'umiltà e la tenacia di non arrendersi di fronte a un non va bene, ma invece di insistere per migliorarsi volta per volta. Vorremmo dunque creare un'occasione di riconoscimento di quest'ottimo lavoro svolto a livello collettivo, e a tal proposito posso già anticiparvi che abbiamo qualche idea in cantiere e che ci faremo sentire presto, ma di questo parleremo appunto più avanti. È molto importante invece ora farvi una comunicazione brevissima di servizio, per così dire, cioè vi invito i tirocinanti a consegnare l'ultima relazione, quella relativa all'incontro di oggi, entro 2 settimane, ossia non oltre venerdì 28 maggio, in modo da poter poi procedere con il riconoscimento dei crediti. Detto questo, basta, non vi rubo altro tempo, lascio la parola alla coordinatrice Paola Ventura e grazie ancora per questo spazio. Buongiorno a tutti. Allora, grazie a chi mi ha preceduto dicendo la maggior parte delle cose per cui non dovrò rubare troppo tempo. Un ultimo avvertimento, meglio ripeterlo: come tutti vedete e sapete, i relatori hanno già firmato la liberatoria, è in corso la registrazione, per cui chi resta
consente la registrazione, per quanto poi eventuali interventi saranno soprattutto diciamo, gestiti tramite chat. E, mi rifaccio a un paio di appunto anticipazioni già dette, e non prima di aver ricordato che questo quinto e ultimo appuntamento, pur nella collegialità che ha contraddistinto la gestione di tutti e cinque gli appuntamenti, era stato studiato in particolare da me con Babette Trevisan. Assieme facciamo parte del coordinamento ICOM Triveneto e lei è effettivamente il coordinatore, io sono un consigliere, e solo che oggi, questo è anche insomma, un impedimento fortunato, nel senso che ha in contemporanea un'inaugurazione che è un buon segno peraltro della ripresa delle attività dei nostri musei ed istituti, e quindi non ha potuto seguire queste battute finali di preparazione, poi neanche la diretta, ma sicuramente, ripeto, tutti i cinque appuntamenti sono stati studiati e condivisi tra tutti gli organizzatori. E detto questo, sì, una piccola particolarità, vabbè, che risulta chi conosce l'associazione già lo sa, il MAB è organizzato su scala regionale, mentre ICOM, anche per questioni di numeri, ahimè devo dirlo questo per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, non ha un coordinamento regionale, ma appunto fa capo al coordinamento che comprende Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, però nel contempo questo devo dire che è anche un'occasione di ottimi scambi, ottime condivisioni, che tutto sommato non guasta, non ci consente di isolarci, non voglio dire che i bibliotecari, gli archivisti si isolino, hanno diciamo, dei corpi sociali molto agguerriti, ecco. Noi del settore ICOM, quindi musei, tuttavia la visione triveneta è ancora molto utile. Si è detto che questi incontri nascono dal rinnovo del protocollo università e MAB, è già stato detto sul fronte universitario, però devo dire che anche per noi è un arricchimento questo continuo ripreso scambio col fronte della formazione. E riguardo non c'entrerà molto, ma riguardo l'apprezzamento di questo scambio, devo dire che anche noi sempre più spesso con i tirocinanti vediamo quanto è utile anche per noi nei luoghi di lavoro confrontarsi con chi è in formazione e viceversa. La missione della disseminazione dell'università, proprio credo in professioni come le nostre, abbia particolare importanza. Ancora un paio di annotazioni, siamo molto più densi oggi come numero di relatori, perché benché il MAB nasce Musei, Archivi e Biblioteche, che è associato alle associazioni fondanti, fondatrici del MAB, ovvero gli archivisti, i bibliotecari, ICOM per quanto riguarda il settore musei, nel 2019 hanno aderito a questo, è un'associazione, un raggruppamento di associazioni, diciamo un tavolo di condivisione tra associazioni, altre due associazioni che oggi per la prima volta in questo ciclo prenderanno pure la parola, e in particolare la CIA, ovvero avranno modo i due rappresentanti di spiegare esattamente cosa sono le loro associazioni, cosa rappresentano anche in funzione poi del tema di oggi, e l'ICRAB, quindi due settori in parte sicuramente collegati. Gli archeologi sono ovviamente solo una delle declinazioni di chi opera nell'ambito dei musei, e viceversa non si limitano ad operare nell'ambito dei musei, mentre ICRAB, come appunto, ma sarà detto meglio, come conservatori e restauratori degli archivi e delle biblioteche, hanno una forte interazione con le altre due associazioni di MAF. E detto questo, il tema di oggi, ecco, c'era il rischio, a gennaio non lo sapevamo addirittura se, non sapevamo addirittura se fosse prevedibile un incontro alla fine, ma abbiamo visto poi la modalità online, una volta avviata, era la più funzionale, quando anche fosse vagamente ipotizzabile di passare un incontro in diretta, ma ci penseremo in autunno. Ecco, un tema forse un po' inflazionato, perché tutti nell'ultimo anno o 14 mesi o 15 mesi abbiamo avuto modo di essere interpellati per 3.000 questionari, per varie indagini su come e quanto l'emergenza Covid abbia influito sull'attività professionale, perché ecco, questa è iniziata questa serie di incontri, questo tavolo MAB vuole vedere gli aspetti teorici, ma soprattutto per
come associazione, non solo di istituti, ma proprio di professionisti singoli, capire come la professione sia stata condizionata, come appunto l'emergenza abbia impattato anche da un punto di vista, anche in certo modo, anche molto pratico sugli istituti, e qualcuno ci darà più il punto di vista degli istituti, ma anche dei singoli operatori, lavoratori, diciamolo così, o comunque professionisti del settore. E su questo dicevo inflazionato, perché al di là dei numerosissimi questionari, voglio citare solo due iniziative. Una è molto istituzionale ed è il tavolo permanente per i lavoratori negli istituti e nei luoghi della cultura, che il Ministero ha pensato di istituire con un DM del gennaio 2021, ed è proprio destinato a raccogliere le criticità, come si dice, le esigenze, i problemi dei professionisti rappresentati tramite associazioni e organizzazioni sindacali, associazioni di settore, organizzazioni sindacali. Non ho trovato in realtà molti resoconti di cosa stia facendo o abbia già fatto quello permanente, salvo da parte di qualcuna delle associazioni partecipanti, che appunto ci rivela che il 2 marzo, quindi, ma poi forse qualcosa nel frattempo è anche ulteriormente successo, il tavolo ha avuto la sua prima riunione, ricordiamo che coordino, e questo è un significativo, diciamo, parallelismo, coordinano questo tavolo i direttori delle direzioni generali, archivi, musei, biblioteche, quindi i dottori Osanna, Buzzi e Passarelli, e ci dicono che in quella prima occasione ci sono stati una quarantina di interventi, che potrebbe evidentemente dare un indizio di quello che è il numero delle associazioni aderenti, però a quanto pare di capire, insomma, siamo ancora abbastanza a una disparità di posizioni, perché tra le imprese culturali, i lavoratori precari, i dirigenti e le associazioni invece di settore, le ONLUS, è chiaro che le esigenze sono molto diverse, ma noi daremo in piccolo forse un quadro di quello che si sta verificando proprio in questi mesi qui nel nostro contesto. E un'ultimissima citazione per dire quanto questo tema sia d'attualità, ma insomma noi speriamo di coniugarlo in una maniera assolutamente utile. Andando un po' a cercare, ho trovato perfino un primo corso universitario a Pisa, all'Università di Pisa, nell'ambito di museologia, intitolato "Il museo al tempo del Covid, impatti, problemi e prospettive". Cioè sta già diventando, immagino presto, un momento di laurea o comunque di studio, questo che, ecco, cogliamo anche noi oggi lo spunto di Dimitri Brunetti, che ci sarà una pubblicazione alla fine di tutti questi interventi. Non l'avevamo detto ai nostri, perché non lo sapevamo neanche noi in realtà, ai nostri relatori, di questo ulteriore sforzo che viene chiesto loro, ma soprattutto, e questo invece credo che gli abbiamo già pronunciato, a beneficio di chi ha seguito, chi seguirà in differita, e tutti finora hanno aderito, la disponibilità a mettere sul sito dell'Università di Udine le slide delle presentazioni degli interventi che oggi vi vedrete in diretta. Mi affretto allora a questo punto a presentare la scheda degli interventi, per dare subito la parola alla prima relatrice, che è Cristina Marsili. Cristina Marsili rappresenta in questa sede vorrei dire anche IB, in quanto mi pare è una socia di lunga data di IB, e sta anche con carica all'interno dell'associazione, nel Friuli Venezia Giulia, è laureata in conservazione dei beni culturali e indirizzo archivistico, lavora presso la biblioteca Ioppi di Udine, quindi abbiamo cercato anche di dare una rappresentanza a figure che lavorano, oltre che nelle diverse professionalità, anche in diverse forme, presso il pubblico, presso il privato, come professionisti, fatti o meno. Ecco, quindi Cristina Marsili lavora alla Biblioteca di Civica di Udine, dove è anche in carico di posizione organizzativa con coordinamento scientifico delle biblioteche comunali, è referente del Polo SBN del Friuli Venezia Giulia, è responsabile tecnico del Friuli, di cui le IOPI e Centro Sistema. Io credo di aver detto a sufficienza, e adesso le lascerei immediatamente la parola. Grazie, professoressa Ventura. Adesso condivido
Benissimo, allora grazie a tutti. Innanzitutto desidero veramente ringraziare gli organizzatori di questi incontri perché ci hanno dato veramente la possibilità e l'opportunità di incontrarci, di confrontarci, seppur ovviamente in una modalità che è diversa da quella che magari ci saremmo auspicati e quella a cui ormai non siamo più forse nemmeno tanto abituati, no? Dell'attività in presenza e in maniera particolare ringrazio gli studenti di cui si è parlato precedentemente perché effettivamente veramente loro costituiscono il futuro delle nostre professioni ed è veramente importante che possano essere presenti anche loro in questi tavoli di confronto. Non solo per seguire quelle che sono le attività che si stanno facendo, i progetti che si stanno portando avanti, ma perché credo veramente che possano contribuire anche con quelle che possono essere delle idee nuove, delle idee che arrivano anche dalla loro giovane esperienza, insomma, anche dal fatto appunto che sono che hanno magari appunto delle idee a cui noi forse nemmeno non pensiamo in alcuni casi perché siamo magari ancorati a vecchie modalità, a vecchie progettualità, a vecchie modalità appunto di lavoro. In realtà il Covid ci ha smosso anche noi da questo punto di vista. Quando lo scorso febbraio insomma ci siamo imbattuti in questa terribile pandemia, in questa situazione appunto di difficoltà, non avremmo certamente immaginato che per noi, parlo per i bibliotecari, ma immagino che possa essere condiviso anche da tutte le altre professionalità, che appunto avremmo dovuto cambiare così tanto delle nostre modalità di lavoro. E in realtà, come appunto dico anche nel titolo del mio intervento, se il Covid-19 ha imposto molteplici restrizioni in quelle che sono le nostre attività lavorative, in maniera particolare nei confronti dei servizi che abbiamo potuto erogare all'utenza, allo stesso modo dobbiamo dire che però ci ha dato appunto la possibilità di sperimentare forme nuove di lavoro, nuove modalità di approccio ai servizi e quindi, volendo anche essere ottimista, come è anche nella mia natura, diciamo così, ci ha garantito proprio la possibilità di sperimentare nuove opportunità di lavoro. Vorrei iniziare il mio intervento citando per quanto riguarda le biblioteche tre date che in questi 15 mesi hanno segnato appunto il lavoro di noi bibliotecari. La prima, quella del 23 febbraio 2020, in cui tutto il paese in realtà si è svegliato con la consapevolezza che il Covid-19 non era più un virus lontano, ma una minaccia reale e concreta che ha impattato dal giorno dopo, diciamo, su quelli che erano i servizi che potevamo offrire alla nostra utenza e di conseguenza quello che era il nostro lavoro. Poi la data anche più drammatica dell'8 marzo, che ha coinciso appunto con il lockdown, che ha interessato in realtà molteplici attività, molteplici settori della vita del nostro paese, e ha segnato la chiusura, insieme appunto con molte altre attività produttive, anche di quelli che indicava così il DPCM. Di quel giorno, insomma, altri luoghi della cultura, tutti i luoghi della cultura, fra cui appunto le biblioteche che non trovavano in quel momento una citazione per esteso, diciamo così, non venivano nominate all'interno del DPCM, ma venivano, diciamo così, associate a tutti quelli che erano i luoghi della cultura.
E infine, almeno per quanto riguarda la nostra regione, la data del 4 maggio, quando con l'ordinanza numero 12 del presidente appunto della regione Fedriga si prospettava appunto la possibilità di una nuova riapertura dei servizi, servizi che ovviamente andavano organizzati secondo delle modalità completamente diverse rispetto a quelle che fino a quel momento avevamo erogato ai nostri utenti. Il 23 febbraio, veramente, in realtà il 24 perché era poi il lunedì, ci siamo trovati davanti ad una situazione che francamente tutti pensavamo fosse di un orizzonte abbastanza ristretto, abbastanza limitato. Immaginavamo probabilmente che nel giro di 2 o 3 settimane la situazione si sarebbe sbloccata, si sarebbe potuti ritornare a quella normalità che fino a quel momento appunto avevamo avuto. I DPCM però erano chiari e quindi si comincia ad attrezzare all'interno delle biblioteche con tutta una serie di accorgimenti e di precauzioni. Si chiudono le sale di lettura, si distanziano gli utenti e gli operatori. Io qui vi ho riportato un'immagine che è molto sfocata, ma ci si organizza, diciamo, anche con mezzi di fortuna. Il distanziamento tra operatori e utenti è garantito da delle sedie che sono messe girate, diciamo, rispetto al bancone dove operano dove appunto stanno i bibliotecari, stanno gli operatori, e quello che comincia a nascere è un confronto serrato tra i bibliotecari, proprio perché in assenza di disposizioni di carattere regionale, nazionale, anche perché appunto si trattava di una situazione completamente nuova, si comincia, diciamo così, a confrontarsi, così come si sta facendo ora attraverso questo incontro odierno e tutti quelli che ci hanno preceduti, si comincia a confrontare tra bibliotecari anche per poter offrire ai cittadini, quantomeno della regione o all'interno anche di uno stesso sistema bibliotecario, delle risposte comuni a quella che era la situazione che si andava definendo. E qui vi ho riportato così in modo, insomma, anche molto amichevole, diciamo, anche alcuni scambi di messaggi WhatsApp, per dire, fra bibliotecari, in cui ci chiedevamo come dovevamo organizzarci all'interno delle nostre sale, in quello che era il nostro lavoro. Il nostro lavoro che ha visto un cambio radicale, ad esempio nella parte sotto abbiamo sospeso anche tutte le attività di promozione della lettura e tutti gli incontri con l'autore. Voi sapete appunto, tra l'altro, quanto per le biblioteche la possibilità appunto di promuovere i servizi che la biblioteca fa siano importanti. Ma diciamo così, se fino a quel momento in qualche modo ci eravamo arrangiati, per così dire, cercando di continuare ad erogare i servizi con le stesse modalità, magari garantendo il prestito tra le porte delle nostre biblioteche, appoggiando i libri alle finestre per evitare che le persone entrassero, è con l'8 marzo appunto che con il DPCM appunto che reca questa data, che inizia per il nostro paese un lungo periodo di lockdown in cui le biblioteche, così come altri luoghi della cultura, ma anche altre attività, chiudono completamente, e quindi si tratta veramente di reinventare completamente quelli che sono i servizi e quindi anche quello che sono il lavoro del bibliotecario. E ci accorgiamo ancora di più rispetto a quella che era l'attività precedente, che l'aspetto della comunicazione è uno degli aspetti fondamentali se vogliamo in qualche maniera continuare ad offrire agli utenti, ai cittadini, quelle che sono le risorse che comunque
le nostre biblioteche possono offrire loro, anche se non direttamente in presenza. Inizia così tutta un'attività di reference che deve essere realizzata esclusivamente in modalità online, attraverso quelli che sono gli OPAC, i cataloghi in linea, attraverso quelli che sono i portali, attraverso quelle che sono le pagine Facebook delle biblioteche. Faccio l'esempio per quanto ci riguarda direttamente: la Biblioteca Civica IOPI di Udine ha aperto la propria pagina Facebook proprio nei giorni immediatamente seguenti al lockdown. E questo ha significato anche per una parte dei bibliotecari cominciare a dedicarsi ad un'attività, ad una modalità lavorativa completamente diversa. Anche tutta una serie di servizi che forse ritenevamo imprescindibili fare in presenza, quale ad esempio il rinnovo delle iscrizioni da parte degli utenti, abbiamo cominciato a farlo in modalità online, attraverso le mail, attraverso le telefonate degli utenti. Le linee telefoniche della biblioteca erano state deviate su quelli che erano i cellulari degli operatori, e quindi appunto potevamo comunque continuare a restare vicini ai nostri utenti attraverso questa modalità, e quindi abbiamo cominciato a sperimentare nuove modalità appunto di erogazione dei servizi. Un aspetto importante è stato sicuramente la necessità di far comprendere in alcuni casi ai dirigenti, ma in misura minore devo dire, ma anche agli amministratori e ai responsabili della sicurezza, che in biblioteca si poteva lavorare, e anzi c'era molto lavoro da fare anche senza gli utenti presenti. E quando parlo di questo lavoro non mi riferisco esclusivamente a quelle che sono le attività di back office, ma anche a quelle che sono le attività di front office, che però svolgevamo in maniera diversa. E qui, come parliamo di lavoro, vorrei veramente aprire soltanto una piccola parentesi su quella che è la situazione, quella che è stata la situazione di molte biblioteche, in cui appunto il bibliotecario era ed è insomma un operatore di cooperativa, insomma un operatore che è lì presente a seguito di una gara d'appalto, che non fa parte appunto, il cui personale non è personale dipendente direttamente dell'amministrazione. Ecco, in questo caso devo dire che ci sono state delle amministrazioni lungimiranti che hanno capito molto bene come la figura del bibliotecario poteva e doveva continuare a svolgere la sua attività lavorativa anche in un contesto di chiusura fisica dei locali, dell'edificio biblioteca, diciamo, mentre in altri casi si è approfittato forse anche di questa situazione per ritenere appunto che il servizio di biblioteca, non essendo la biblioteca aperta al pubblico, il lavoro del bibliotecario non fosse importante. In quei mesi, in quel periodo appunto di chiusura completa, abbiamo così imparato a lavorare in gruppo attraverso quelli che sono appunto non in gruppo in presenza come eravamo abituati prima, ma ad esempio attraverso dei gruppi di WhatsApp. Abbiamo cominciato a fare delle riunioni attraverso quelle che sono le piattaforme che poi ognuno, ogni amministrazione, ogni biblioteca insomma poteva avere a disposizione. Abbiamo imparato, abbiamo esteso in maniera forse prima inimmaginabile quella che era la possibilità di fornire agli utenti tutta una serie di risorse che erano disponibili esclusivamente online, e siamo andati per loro alla ricerca di quelle risorse, rendendoli partecipi poi attraverso quelli che erano i nostri portali, appunto i nostri OPAC, e condividendo con altri istituti, enti, associazioni, istituzioni culturali quelle che erano le possibilità, le offerte culturali che potevamo fare nei confronti dei cittadini. E abbiamo imparato che anche alcune attività di back office era possibile realizzarle in modalità online. Se voi vedete nell'immagine in basso
a destra, sono questi scatoloni di libri. Durante, ad esempio, tutto il periodo del lockdown, i colleghi del sistema bibliotecario, delle nostre sedi sezioni, hanno ad esempio continuato ad acquistare il materiale anche alla luce di quello che è stato il contributo che il MIBACT aveva e ha erogato appunto a tutte le biblioteche che ne hanno fatto richiesta in quel periodo proprio per l'acquisizione di documenti, per l'acquisizione di libri. E appunto i bibliotecari hanno continuato a lavorare, non perdendo quindi tutta quella che era la produzione editoriale, che comunque stava continuando ad uscire. E qui vedete proprio la raffigurazione di tutte le scatole, di tutte le casse di libri che man mano con i corrieri appunto arrivavano nella nostra biblioteca, e contemporaneamente i nostri catalogatori che catalogavano questo materiale a partire appunto dalle bolle dei fornitori, utilizzando e cercando poi online tutte quelle che erano le risorse, i dati, diciamo così, che permettevano loro di completare una scheda catalografica che poi comunque sarebbe stata controllata in una revisione definitiva nel momento in cui avremmo potuto accedere a queste scatole appunto e ai documenti che erano in essa contenuti. Con l'ordinanza appunto numero 12 del 3 maggio 2020, il presidente della nostra regione all'articolo 14 afferma appunto che sia consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare il rischio di contagio. La nostra biblioteca effettivamente già dal giorno dopo, già dal 5 maggio, ha ripreso i servizi secondo quelle che erano le modalità precedenti appunto alla chiusura seguita all'8 marzo, e quindi diciamo senza far entrare gli utenti in biblioteca, ma consegnando loro il materiale appunto all'esterno, fra le porte, su dei tavolini, eccetera. E nel frattempo ci siamo organizzati per attrezzare la nostra biblioteca, per attrezzare gli operatori e per garantire a utenti da un lato e bibliotecari dall'altro appunto una protezione, una sicurezza anche dal punto di vista appunto lavorativa, per cui vedete qua una illustrazione, insomma, in queste immagini tutti quelli che sono stati gli accorgimenti, le modifiche, le revisioni, insomma, che abbiamo dovuto fare all'interno delle nostre sedi per poter garantire appunto una riapertura dei servizi in sicurezza. Ecco, qui vi ho semplicemente appunto riportato quella che era stata la comunicazione che avevamo dato ai nostri utenti a partire già dal 5 maggio, ma in cui si comincia comunque ad intravedere una nuova modalità appunto di erogazione dei servizi attraverso quella che è la prenotazione obbligatoria dei libri o del materiale che si vuole prendere a prestito appunto e portare a casa. Per quanto ci riguarda, a partire dal 9 giugno e poi con modalità diverse rispetto appunto anche a quelle che sono state poi le indicazioni dei vari responsabili della sicurezza nelle diverse biblioteche, nelle diverse sedi, abbiamo cominciato ad erogare i servizi con delle nuove modalità, e questo ha comportato ovviamente una riorganizzazione di tutto quello che era il lavoro all'interno delle nostre sedi, all'interno delle nostre strutture. Le restituzioni vengono fatte appunto attraverso dei box posti all'esterno delle sedi, l'ingresso nelle varie sedi e sezioni delle nostre biblioteche è possibile esclusivamente attraverso la prenotazione via mail, telefonica e così via. Il prestito può avvenire all'esterno delle sedi attraverso appunto quelli che sono questi casellari di autoprestito che vedete,
E c'è la necessità per ridurre i tempi di quarantena dei documenti, di sanificare i documenti stessi e quindi all'acquisizione anche di un armadio sanificatore con gli operatori che si prestano appunto anche a tale tipo di attività e ovviamente una riorganizzazione completa delle nostre sale studio con diciamo degli spazi, notevoli spazi vuoti, come potete vedere appunto dall'immagine, una persona per tavolo, con quindi una riduzione notevole di quella che è la capienza delle nostre aule studio. Ma ci siamo attrezzati anche con altre modalità, quale ad esempio quella del prestito a domicilio della biblioteca porta a porta, che vede appunto dare alle persone la possibilità di prenotare i documenti che interessano con appunto un collega, con un operatore che porta proprio a domicilio il materiale. E da ultimo, ma non da ultimo, questa immagine appunto di una nostra lettrice volontaria che legge a dei bambini, ne vedete soltanto una parte, di una scuola materna, legge in modalità online appunto le storie che una volta appunto poteva fare come una volta poteva fare direttamente in biblioteca. Ovviamente dietro a ciascuno di questi servizi c'è un ripensamento di tutte quelle che sono le modalità di erogazione, quindi l'organizzazione del lavoro all'interno delle nostre biblioteche. Nel titolo ho parlato di restrizioni e le abbiamo viste, ma anche di opportunità. Effettivamente credo che in questi lunghissimi 15 mesi abbiamo imparato che i servizi possono essere erogati anche a distanza, ma non solo quelli che erano il servizio di reference online che una volta facevamo, ma anche ad esempio seguire l'utente nella modalità di iscrizione ad una piattaforma di prestito digitale, piuttosto che appunto come fare l'iscrizione, come rinnovare l'iscrizione. Abbiamo imparato che è possibile e molte volte anche più utile, meno dispersivo lavorare in team anche in modalità online, che è possibile realizzare delle attività anche di back office da remoto, come ad esempio le attività di catalogazione, ma anche gli acquisti dei documenti, ma soprattutto abbiamo imparato che se è vero e così è che la biblioteca è e resterà sempre un luogo da abitare, il lavoro dei bibliotecari la può portare, come si utilizzava con un'espressione negli anni 90, fuori di sé, ma fuori di sé non tanto in luoghi fisici quanto in quelli che sono i luoghi virtuali che sono oggi abitati dagli utenti. La biblioteca e i bibliotecari possono e devono adattarsi a quelle che sono le mutate esigenze della società. Forse in questo senso il Covid-19 ha soltanto fatto velocizzare, diciamo, tutta una serie di cambiamenti da cui non potremo però esimerci. E se è vero che la biblioteca è l'istituzione che garantisce al cittadino l'accesso all'informazione, senza dimenticare quelli che sono gli aspetti della salvaguardia della salute, dobbiamo però ricordarci appunto che è necessario ed è possibile modificare, svincolarsi da alcune modalità lavorative che abbiamo finora adottato per garantire una migliore fruizione dei servizi da parte dei nostri utenti. Per questo motivo dobbiamo dire che è veramente tempo, così come ci dicono Stefano Monti e Gianni Stefanini in un articolo appunto apparso su Art Tribune, dal titolo appunto Strategie e progetti per le biblioteche di domani,
è tempo veramente di pensare a strategie per rendere le biblioteche dei nuovi luoghi di cultura fisici accessibili, ma in linea con le esigenze degli utenti, e a questo deve essere orientato appunto tutto il nostro lavoro. E veramente abbiamo bisogno di augurarci buon lavoro a tutti noi. Ringraziamo noi Cristina Marsili, non so se in chat non ho visto questioni, spunti o se qualcuno si introduce anche magari rapidamente cogliamo l'occasione di. E un'unica considerazione, effettivamente sempre in un'ottica molto MAB, al di là delle retoriche tipo questa dicitura che ci accomuna dei luoghi della cultura, devo dire che noi almeno abbiamo sperimentato una maggiore interazione perché si cercano le competenze dove ci sono, ma dal più banale, quanti giorni tenete in quarantena i documenti voi perché noi non siamo una biblioteca, un archivio, ma abbiamo le consultazioni o le possiamo fare lo stesso per motivi di lavoro, eccetera. E questo non ci dovrebbe far dimenticare che anche quando si parla di riaprire i luoghi della cultura, non dico che sono tutti uguali, ma insomma, ecco, che cerchiamo di non... Di non diversificare troppo, no? Quelle che sono le modalità. Questo ci sono ovviamente altri fattori che intersecano le priorità, ecco, questo è un po', credo potrebbe essere una delle lezioni che viene al di là di una, appunto, di una retorica MAB sulla interazione, sulla pari importanza dei luoghi della cultura che assolvono ovviamente esigenze anche diverse. Ecco, detto questo, non so se vuoi ancora... No, concordo perfettamente. E noi, devo dire adesso, non vorrei fare il... Ma noi come biblioteche effettivamente in un primo periodo ci siamo sentiti veramente delle cenerentole, perché non eravamo veramente citati in alcuno dei DPCM. Cioè, non, i luoghi, ma noi dove andiamo a inserirci? No, no? Infatti. Soltanto molto dopo, insomma, effettivamente abbiamo trovato proprio l'espressione aperte le biblioteche con le disposizioni da fare in zona gialla, in zona arancione e così via, no? Però ecco, devo dire sicuramente che il rapporto fra noi, nel caso dei bibliotecari in maniera particolare, ma credo fra tutte appunto le istituzioni della cultura, sia stato veramente un elemento molto importante che ci ha aiutato anche ad affrontare le diverse situazioni in cui ci siamo trovati in questo momento. No. Anche perché per motivi di risorse va detto, ma insomma chiunque operi lo sa benissimo, che io parlo nella mia vita precedente di bibliotecario, le biblioteche sono sempre state molto più avanti nella digitalizzazione proprio per esigenza di risorse, cosa che i musei neanche pensavano, e sono tutti un po' improvvisati in questo periodo, ma non voglio rubare perché non è vero che poi tutti i musei sono improvvisati, ma molti sì, per rendersi digitali, cosa che le biblioteche facevano da prima, quindi questo abbiamo imparato un po' tutti anche dagli altri in questa occasione. Ecco, io frequento un po' meno il mondo degli archivi, ma adesso direi che passiamo la parola agli archivi. E c'è in questo caso non c'è una presentazione, parlerà Raffaella Tamiozzo che rappresenta ANA in quanto vicepresidente del direttivo regionale e un archivista professionista anche appunto in questa idea di dare spazio a figure diverse che operano in modalità diverse nelle nostre professioni e un appunto professionista iscritta anche nei link del MIB, anzi attualmente MIC, ed è vicepresidente di Guarneri, una società cooperativa con sede a Udine che si occupa di archivi, di gestione e valorizzazione dei beni culturali dal 1982 e evidentemente con committenti pubblici e privati. E percorso di studi, laurea di conservazione in beni culturali, diploma di scuola di archivisti a Trieste, master in archivi digitali e dentro le biblioteche perché le conosciamo meglio, ma i digitali, forse tra i più digitalizzati, volenti o nolenti, ci sono gli archivi, qua Dimitri Brunetti insegna per tutti e quindi effettivamente credo che ci potrà spiegare come hanno utilizzato queste competenze, quali invece sono stati i problemi anche da un punto di vista di una posizione diversa nel settore degli archivi. Quindi lascio la parola a Raffaella Tamiozzo. Grazie professoressa Ventura, buongiorno, grazie a tutti e grazie per l'invito.
Quando mi è stato chiesto alcuni mesi fa da Marina Dorsi, presidente della sezione regionale Friuli Venezia Giulia di ANAI, che ringrazio per l'opportunità di portare il mio contributo in occasione di questo specifico incontro, ho subito accettato con molto piacere, ritenendo che fosse l'occasione più adatta per avviare una riflessione sul mondo dell'archivistica ai tempi del Covid. E sulle conseguenze che questa ha portato in un primo tempo nell'organizzazione del lavoro e successivamente nel ripensamento del valore intrinseco che sta alla base del nostro lavoro nei confronti della collettività. In queste settimane, mi sono accorta come invece la mia testimonianza potesse esplorare aspetti in grado di accomunare settori interdisciplinari diversi. E mi scuserete se talvolta nel corso della mia esposizione devierò dall'argomento principale facendo riferimento ad ambiti su cui i colleghi che mi hanno preceduta e mi seguiranno hanno sicuramente molta più esperienza. Coloro che, come me, lavorano nel settore privato e si occupano di beni culturali a 360 gradi, hanno vissuto le conseguenze nefaste che le diverse fasi della pandemia hanno portato indiscriminatamente negli ambiti dei servizi esternalizzati alla cultura. Come uno tsunami, concetti come smart working, lavoro agile, web conference sono diventati di uso quotidiano. In pochi giorni abbiamo imparato l'esistenza e il funzionamento di app quali Zoom, Meet, Teams, che spesso e volentieri sono diventate l'unico mezzo per mantenere un'impressione di tangibilità nei contatti tra colleghi. Abituale è diventata la concertazione per mantenere un'impressione, scusatemi, abituale è diventata la concertazione con le organizzazioni sindacali per la richiesta della FIS, Fondo Integrativo Salariale, strumento di sostegno al reddito al pari della CIG in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, che è stato fondamentale per garantire un reddito, seppur in parte decurtato, ai colleghi maggiormente colpiti dalle chiusure dei servizi. Abbiamo rivisto il piano di sicurezza aziendale con il protocollo anti-Covid, costantemente aggiornato sulla base del mutare dei protocolli nazionali e delle linee guida delle associazioni di settore. Abbiamo valutato quali DPI fossero necessari per espletare i nostri servizi, avviando acquisti massivi, peraltro scontando nei primi periodi gravi problemi di reperibilità e di sovrapprezzo, mascherine, gel, guanti e visiere. Valutando costantemente nella giungla delle certificazioni quella che poteva garantire maggior sicurezza e affidabilità ai lavoratori. E infine abbiamo studiato, cercando tra le maglie di una normativa a rapidissima evoluzione e spesso poco chiara, quali fossero i comportamenti e le modalità corrette da seguire per l'esecuzione dei nostri lavori. Tutto questo nell'incertezza di poter tornare un domani a fare il nostro lavoro. E questo valeva per tutti gli operatori, fossero essi archivisti, bibliotecari o operatori museali. Ciò a cui ora stiamo assistendo è il tentativo, in ciascun settore dei beni culturali, di riprendere e soprattutto ricostruire la propria strada rispetto ad un uso diverso e anche creativo delle tecnologie, che siamo stati costretti, in questo caso, mi aggiungo fortunatamente, a imparare in fretta. Di ripensare la modalità di fruizione del bene culturale che lo contraddistingue, ciascuno in maniera diversa, ma ognuno con il medesimo obiettivo. La direzione che accomuna i tre ambiti è la voglia di rinnovare e innovare, di trovare nuovi spazi e nuove modalità di espressione, di affrontare in maniera positiva i profondi mutamenti a cui la società sta andando incontro, di rimanere fedeli alla propria essenza, ma interpretandola rispetto a un nuovo modo di comunicare. Volendo sintetizzare in una parola ormai diventata di uso o anche di abuso comune, si potrebbe dire che stiamo assistendo ad una resilienza dei beni culturali. Vorrei a questo punto ripercorrere brevemente le diverse tappe cronologiche che hanno contraddistinto questi ultimi 14 mesi, per cercare di capire come le diverse fasi temporali hanno impattato nella conduzione del lavoro archivistico e non solo. Ricordiamo tutti gli inizi del primo semestre del 2020. In un'escalation sempre più drammatica, l'emergenza epidemiologica ha imposto l'adozione di misure di contenimento su tutto il territorio nazionale. La diffusione del virus ha richiesto misure progressivamente stringenti, con l'obbligo di limitare i contatti sociali e creare le condizioni per l'attuazione della misura più efficace per il contenimento del contagio, quella che è stata detto lo stay at home.
Il primo atto riguarda il già citato DPCM 8 marzo del 2020, che prevedeva proprio la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi della cultura. E in questa categoria rientravano appunto biblioteche, come ha ricordato Cristina Marsili, e anche gli archivi. A questo poi ha fatto seguito il DPCM del 10 aprile, con effetto fino al 3 maggio, e il DPCM 26 aprile, che poi ha confermato la sospensione fino al 17 maggio, al di là poi dell'intervento che c'è stato dal parte del nostro governatore regionale, che ne ha anticipato di circa 15 giorni. Parallelamente al DPCM 8 marzo, sono seguite una serie di decreti che progressivamente hanno prodotto sempre maggiori chiusure alle attività produttive e commerciali, fino ad arrivare al DPCM del 22 marzo, che pubblicava la lista di codici Ateco delle attività consentite, ovvero di quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività essenziali, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Per chi non lo sapesse, pur trattandosi ormai di una terminologia nota per la diffusione che ne hanno dato i media, il codice Ateco è una classificazione definita dall'Istat atta a identificare le diverse tipologie di attività economiche. L'attività di archivi e biblioteche è classificata con il codice 91.01. Il DPCM 22 marzo decreta l'abbandono del suo utilizzo nelle valutazioni legate all'emergenza sanitaria. La decisione del governo, la cui manifesta volontà era quella di colpire tutti gli istituti che prevedevano rapporti con il pubblico, viene giustamente, ma purtroppo inutilmente, criticata da ANAI in una nota al Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo, come allora si chiamava, del 27 aprile 2020, in cui si pone l'accento sulla differenza tra i servizi al pubblico effettivamente resi dagli archivi di Stato e dagli archivi storici di enti pubblici rispetto ai casi di interventi di schedatura, riordinamento e inventariazione che avvengono solitamente in solitudine o con pochissimi addetti. Il marzo 2020 verrà sicuramente ricordato come l'inizio di un periodo buio per tanti professionisti dei beni culturali. Le conseguenze nell'ambito dell'esternalizzazione dei servizi culturali sono state pesanti. Le amministrazioni hanno assunto comportamenti diversi, lo ricordava prima anche Cristina Marsili. Alcune più lungimiranti hanno verificato immediatamente la fattibilità di una riprogrammazione degli orari di servizio o di una rimodulazione dei progetti, anche in modalità smart working. Altre hanno scelto di sospendere i contratti in essere, altre hanno teso l'evolversi della situazione valutando di settimana in settimana come e se proseguire il servizio e studiando le soluzioni prese da altre amministrazioni. Personalmente, in controtendenza con le tante dolorose testimonianze riportate a livello nazionale da varie associazioni del settore e da molti colleghi corregionali e non, ho sperimentato in quel periodo la nascita di un forte sentimento di solidarietà ed empatia con i clienti, soprattutto delle amministrazioni pubbliche, che in molti casi ha abbattuto la naturale barriera che si frappone nel rapporto tra cliente e fornitore. Siamo tutti sulla stessa barca, mi sono sentita spesso ripetere, nel prendere atto della nostra comune fragilità di essere umani. Proprio grazie alla consapevolezza che la precarietà del periodo metteva a repentaglio in special modo certe tipologie di servizi come quelli culturali, salvo sporadiche eccezioni, ho sempre trovato la massima disponibilità a ripensare il servizio in maniera alternativa, innovativa o estensiva, al solo scopo di salvaguardare il diritto al lavoro e naturalmente il prodotto. Proprio su questa linea le nostre associazioni di categoria hanno promosso in questo periodo una serie di questionari online per comprendere il mutamento delle condizioni lavorative. Si è trattato di un lavoro fondamentale per raccogliere una serie di dati caratterizzanti le condizioni del settore. Nello specifico, ANAI ha promosso un'indagine conoscitiva online sulla situazione degli archivisti di tutti i tipi, dai dipendenti a tempo determinato e indeterminato di pubbliche amministrazioni e enti privati, agli archivisti di Stato e ai liberi professionisti. L'indagine ha evidenziato in particolare, e come era ovvio attendersi, le crescenti difficoltà dei liberi professionisti, che hanno subito, in oltre il 70% dei casi, cancellazioni e variazioni dell'attività programmata per l'impossibilità di recarsi sul luogo di lavoro, di utilizzare lo smart working a seguito delle disposizioni sanitarie o del divieto di accesso negli archivi, con la naturale conseguente difficoltà di portare a termine gli incarichi entro il termine previsto dal contratto, salvo proroghe.
Sempre il sondaggio ha individuato da parte degli enti pubblici nei committenti privati i principali soggetti che hanno cancellato o rinviato lavori. Circa il 60% dei partecipanti ha previsto una riduzione di introiti in seguito alle restrizioni dovute all'emergenza e solo il 40% circa ha dichiarato di poter beneficiare degli strumenti di sostegno al reddito emanati dal governo, come CIG, l'indennità di 600 euro, il congedo straordinario, il congedo parentale, il bonus babysitter, eccetera. Con il decreto legge del 16 maggio relativo di PCM attuativo del 17 maggio si assiste ad un allentamento delle restrizioni. Con il nuovo slogan Stay Alert, l'Italia passa alla fase 2 dell'emergenza Covid. Dal 18 maggio archivi, biblioteche e musei vengono riaperti a condizioni che vengano garantite le modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra di loro. Eccomi qua, adesso si è aperto. Non si è per... Scusatemi, non so come mai è caduta la linea. Mi vedete e mi sentite, vero adesso? Sì, adesso sì. Sì, perfetto. Allora, dicevo, la parola d'ordine è prevenzione. La DGA, Direzione Generale Archivi, con la circolare del 24 del 2020, pubblica le linee guida per la gestione delle operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti di archivi e biblioteche elaborate dall'ICPA, l'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi del Libro, in relazione alle misure di contenimento per il rischio di contagio da Covid. Tra i diversi aspetti analizzati si sposa la tesi, che si rivelerà in seguito più che precauzionale, della persistenza del coronavirus sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperatura fino a 9 giorni. E pertanto si consiglia la decontaminazione per almeno 10 giorni in locale appositamente individuato e possibilmente in buste di contenimento di materiale plastico. ANAI interviene nel merito segnalando alcune difficoltà interpretative ed esecutive, tra cui la lunga quarantena per i documenti dati in consultazione, che limita ulteriormente il già esiguo numero di utenti. L'applicazione della medesima quarantena anche ai materiali manipolati per esigenze di servizio, come ad esempio la presa e ricollocazione dei depositi, sia dai dipendenti degli istituti come da coloro che stanno effettuando lavori di riordinamento e inventariazione di fondi archivistici. E inoltre la consultazione degli inventari dei fondi archivistici redatti in solo formato cartaceo, per cui l'applicazione della sospensione per 10 giorni dopo ogni consultazione avrebbe bloccato di fatto l'attività della sala studio. E infine la problematica della consultazione da parte di uno studioso di una stessa unità documentaria, over prolungata nel tempo, se possa essere riammessa la consultazione dello stesso studioso a distanza temporale inferiore a 10 giorni. Non desidero addentrarmi sulla risposta dell'ICPAL, se non limitandomi a rilevare che dopo circa un mese dalla pubblicazione delle linee guida, nuovi studi dell'Istituto Superiore di Sanità riducono il periodo di quarantena a 7 giorni. E tutto questo appunto è un po', vuole essere un po' un quadro appunto per raccontare gli scambi epistolari che ci sono stati tra NAI e ICPAL al solo scopo di mettere in luce alcune delle grandi difficoltà che il mondo dell'archivistica si è trovato ad affrontare nel periodo di apertura per poter attuare le misure più corrette e aggiornate per operare in sicurezza. La storia degli ultimi mesi è cosa nota. Dopo alcuni mesi vissuti nella certezza che tutto fosse tornato come prima del Covid, il DPCM 3 novembre 2020 introduce le aree cromatiche che ben conosciamo, corrispondente ad altrettanti scenari di rischio. Nel medesimo DPCM di nuovo si ripropone la sospensione di mostre e di servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura. Un mese dopo, però, il DPCM 3 dicembre introduce una novità. Riaprono al pubblico gli archivi e le biblioteche, dove si potrà accedere nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica, mentre i servizi delle biblioteche saranno offerti su prenotazione. Concludo la veloce carrellata con un accenno al DPCM 2 marzo 21, il primo a firma Draghi, che assicura in fascia gialla il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, successivamente modificato il 27 marzo, consentendo appunto l'ingresso anche il sabato e i giorni festivi.
Alla luce di questo panorama vorrei suggerire alcuni spunti di riflessione. L'emergenza che ci ha colpito ha sicuramente portato alla necessità di un ripensamento e di una ripianificazione delle modalità di gestione dei servizi e dei sistemi documentari e in prospettiva ad una necessità di riqualificazione. I nodi che da anni contraddistinguono la nostra attività sono prepotentemente emersi in questo periodo in tutta la loro criticità e forse proprio per questi sono diventati al centro dell'attenzione. La maggior capillarizzazione dell'utilizzo di internet e delle tecnologie web-based, complici gli incentivi statali e l'utilizzo forzoso delle nuove tecnologie quale strumento di lavoro, hanno sicuramente incrementato i livelli di alfabetizzazione informatica del nostro paese. Parallelamente alla possibilità di accesso, si è determinata una forte crescita dell'offerta con l'implementazione di sempre nuove proposte di accesso al patrimonio culturale. Basti pensare solo a titolo esemplificativo all'utilizzo dei social utilizzati come strumento di comunicazione del proprio patrimonio, la creazione di mostre documentari virtuali, tour virtuali o interattivi, risorse audio e video. Le nuove tecnologie diventano finalmente il nuovo mezzo abituale di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale così previsto dal titolo secondo del Codice dei Beni Culturali. Fruizione e valorizzazione sono attuabili solo attraverso una seria progettazione che definisca come mostrare un bene e come veicolarne la conoscenza. Diventa fondamentale la messa in rete di contenuti digitali tramite specifici piani editoriali e di comunicazione che li valorizzino non solo dal punto di vista meramente estetico, ma anche quali parti imprescindibili di un insieme. Ed è proprio su questa riflessione che diventa sempre più importante la messa a disposizione in rete degli strumenti di corredo, inventari ed elenchi di consistenza tramite campagne di revisione, aggiornamento e recupero di quegli strumenti la cui fruibilità è ancora possibile solo attraverso il cartaceo. Il riordino di un archivio, attività, come si è detto, per lo più svolta in solitaria o in gruppi ristretti, è elemento essenziale per rispondere sempre di più alle esigenze di valorizzazione e di messa a sistema di informazioni ed evidenziare così il vero lavoro, valore economico e sociale che esse hanno. La digitalizzazione del patrimonio culturale diventa lo strumento naturale per attuare la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, tanto quanto il conseguente diritto di accesso. In queste settimane si sta assistendo all'avvio di massive campagne di digitalizzazione, complice la prima missione digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura presente nel PNRR dell'attuale governo. Basti solo pensare a titolo esemplificativo all'esplosione di richieste di pratiche edilizie a seguito del decreto rilancio che ha previsto l'erogazione del super bonus del 110% per interventi di efficientamento energetico e che ha portato e sta portando alla digitalizzazione di migliaia di documenti, conseguentemente alle numerose richieste di accesso agli atti. A tal proposito si sono verificate le situazioni tra le più disparate, nella maggior parte dei casi non controllate e soprattutto non autorizzate. Non è un caso, infatti, che proprio poche settimane fa una nota della nostra soprintendenza archivistica, oltre a dare la propria disponibilità a fornire consulenza a favore di progetti di digitalizzazione, ha rammentato l'obbligo di preventiva autorizzazione, anche nel caso di interventi di digitalizzazione, ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei Beni Culturali. Lo smart working porta necessariamente ad una organizzazione e riorganizzazione delle modalità di lavoro. L'implementazione di sistemi di gestione documentale diventano quindi un elemento imprescindibile sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende per lo scambio di informazioni e documenti in maniera strutturata ed organizzata. La presenza e l'attuazione di titolari è fondamentale per la strutturazione del dato e dei documenti per consentire la correttezza nell'esecuzione dei processi. Per la prima volta abbiamo l'attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni perché l'emergenza ha portato all'esigenza di avere un sistema di gestione documentale efficiente e di conseguenza sono state messe in luce situazioni di carenza nella gestione dei dati e delle informazioni, causate spesso dalla cattiva qualità di soluzioni adottate in extremis e da vuoti di pianificazione di servizi e di personale. Le nuove prassi di fruizione dei servizi culturali non possono che portare ad un ripensamento delle modalità di utilizzo di quegli stessi servizi. La possibilità di accesso contingentato, le limitazioni nell'utilizzo degli spazi richiedono necessariamente di studiare e di proporre nuove modalità di utilizzo dei beni. Queste nuove modalità non devono essere per forza vissute in senso limitativo, quanto invece come un'opportunità di ripensare e di riqualificare il servizio.
Per concludere, allontanandoci dalle questioni tecniche e mantenendo comunque un pragmatismo positivo, l'invito e l'auspicio per tutti noi è quello di valutare nella sua accezione più completa il termine crisi, la situazione che stiamo vivendo, recuperandone la parte più positiva. Questi momenti sono senza dubbio importanti occasioni di crescita e di sviluppo per chi ha già saputo e per chi saprà adattarsi ai necessari cambiamenti, trasformando improvvise difficoltà in opportunità positive di ripensamento e di evoluzione per la nostra professione. Grazie. Grazie per appunto l'esposizione, ovviamente critiche e problematiche, ma è quello che volevamo. E mi scuso di fretta, anche visto che appunto si è perso per la caduta del collegamento. Io continuo a non vedere nulla in chat, per cui salvo controordini, ma eventualmente poi se ci avanza tempo recuperiamo alla fine, e comincerei a introdurre il prossimo intervento. Qui avremo di nuovo delle presentazioni, per cui se Serena Mizzan intanto, non so se può farlo mentre io dico due parole. Sì, vai, io faccio. Ecco, passiamo al versante musei. E, Serena Mizzan, oggi c'è una presenza, devo dire, è colpa mia, spropositata di archeologi, ma insomma Serena Mizzan, anche se si occupa di uno dei più importanti science center d'Italia, ha una matrice umanistica e in particolare archeologica, si è laureata in lettere, specializzata in archeologia, perfezionata in didattica generale museale, ha fatto anche ricerche in ambito universitario come assegnista, e però con questa, grazie a questa sua specializzazione in divulgazione, che presto è diventata divulgazione scientifica, anzi devo dire che ha fatto anche un passaggio come conservatore in un museo in ambito pubblico, quindi conservatorio dei musei di Trieste, e si è lanciata, devo dire, sulla formazione e le imprese non profit nella cultura. E dopo l'Istituto di Cultura Marittima Portuale e l'Innovazione e Sviluppo di ENAIP, adesso appunto, già lo vedete, è direttore dell'Immaginario Scientifico di Trieste. Ancora due cose, visto che passiamo all'ambito museale, devo dire che anche, a parte questo titolo abbastanza catastrofico, io l'ho invitata, sicura che ci darà anche degli aspetti, dei punti di vista positivi di questo sciagurato periodo, e non posso che ricordare, perché abbiamo visto sul giornale che un paio di giorni fa forse ha inaugurato una nuova sezione, adesso dicevo Babette Trevisane impegnate in inaugurazione, quindi i musei in qualche modo ripartono. E ultimissimo spot, ricordo che come ICOM martedì prossimo è l'International Museum Day, cioè giornata internazionale dei musei, che ICOM a livello internazionale e anche nazionale promuove ormai da parecchi anni, e speriamo che in questa occasione molti di noi saranno aperti, ma non solo per il fatto celebrativo, ma insomma prendiamola come un auspicio. Adesso passerei immediatamente la parola a Serena Mizzan. Grazie Paola, io sono molto fiera della mia formazione umanistica e dell'archeologia, quindi hai fatto bene a ricordarlo. Dunque sì, apparentemente, no, non solo apparentemente, chiaramente è un numero catastrofico. Qual è stato l'impatto di Covid su immaginario scientifico? Tra 2019 e 2020, questa è la cassa del nostro museo, l'impatto è meno 83%. È un impatto che ha avuto momenti diversi e soprattutto aspetti diversi. All'inizio è stata innanzitutto una tragedia di liquidità, una tragedia finanziaria, anche perché soltanto ad agosto il ministro Franceschini ha emanato un decreto che prevedeva la possibilità di ristoro per i musei privati. Quindi noi fino a quel punto ci trovavamo nelle condizioni di non sapere assolutamente come proseguire. Ora vi faccio una brevissima storia del nostro istituto, perché è fondamentale per riuscire a cogliere le scelte che abbiamo fatto. Dunque, io vi ricordo che l'immaginario scientifico è nato a Parigi nel 1986 come una mostra di immagini di scienza, per questo si chiama immaginario scientifico, ed è stato uno dei primi casi di allestimento
prettamente costruttivista con la presenza dell'interazione dal punto di vista degli apparati peritestuali e paratestuali. E questo è molto importante per quello che vi dirò dopo, cioè noi siamo interattivi, hands-on, potete immaginare cosa significa in epoca Covid essere hands-on. Nel 1988 l'immaginario finalmente torna a Trieste, diventa in Fiera un centro per la didattica della scienza e nel 1997 diventa un'impresa. Un'impresa culturale e ringrazio Raffaella Tomiazzo che mi ha preceduto, che vi ha raccontato tutto il dramma che hanno vissuto le imprese culturali in questa fase, cosa significa FIS, cosa significa cassa integrazione, cosa significa dover decidere se lavorare rischiando di non avere lo stipendio o non lavorare rimanendo fermi con uno stipendio fortemente ridotto. L'immaginario scientifico ha tre sedi, o meglio, queste erano le sedi che erano aperte nel momento in cui a marzo noi abbiamo visto chiusi non soltanto i nostri luoghi della cultura, ma abbiamo visto chiuse proprio le sedi della nostra impresa, perché i famosi codici Ateco di cui abbiamo sentito parlare non prevedevano la possibilità di tenere aperte le imprese museo, e noi siamo un'impresa museo. Quindi chiuso il luogo della cultura, ma chiusa anche l'impresa. Siamo stati colti, quindi vi dicevo, con tre sedi. Un Science Center che era stato aperto a Grignano nel 1999, un Science Center aperto a Pordenone nel 2011 e un centro didattico che era stato aperto nel 2012. Tre situazioni diverse rispetto alle quali abbiamo operato delle scelte significativamente diverse. La sede di Grignano è una sede che è apparsa immediatamente, diciamo, non compatibile con le nuove modalità di vita del Covid. È un ragionamento che abbiamo fatto subito quando siamo stati chiusi e che continuava a essere vero anche quando a maggio sono iniziate le prime aperture. Quindi noi avevamo già programmato di fare un trasferimento, abbiamo deciso di chiudere definitivamente la nostra sede di Grignano per prepararci a deperire una nuova sede, come poi è stato a ottobre, dentro il Porto Vecchio, il magazzino 26, una sede museale già pensata, diciamo, con il Covid, potremmo dire Covid compatibile. Per quanto riguarda invece le altre due sedi, quella di Pordenone e quella di Tavagnacco, abbiamo fatto una scelta molto forte anche in questo caso ed è stata quella di non aprire le due sedi con delle attività museali, ma di dedicare queste sedi alle attività di centro estivo. Quindi abbiamo messo le nostre sedi a disposizione del comune e con il nostro personale abbiamo attivato nel corso dell'estate i centri estivi. Questa che vedete è la nuova sede dell'immaginario scientifico al magazzino 26, inaugurata il 9 ottobre del 2020 e richiusa in realtà il 3 novembre del 2020, quindi abbiamo lavorato ben pochi giorni, ma poi per fortuna ora in primavera possiamo lavorare di nuovo. Abbiamo allestito i primi 1000 metri quadri, contiamo entro la fine dell'anno di allestirne altri 1000, sono divisi in varie sezioni e tengono tutti conto dal punto di vista della tecnologia, del ricambio dell'aria, dal punto di vista delle modalità di fruizione, sono tutti, diciamo, Covid compatibili. La sezione fenomena, quella dedicata all'illustrazione della scienza, l'immaginario scientifico, quindi la mostra delle immagini, il Museo dell'Innovazione è un museo totalmente Covid free. Ma come siamo arrivati a questa soluzione? Ci siamo arrivati attraverso un percorso di fasi diverse, come ho già sentito dire da chi mi ha preceduto. Un primo momento è stata un'attesa, perché non appena siamo stati chiusi, come molti abbiamo creduto che sarebbe stato un periodo breve, si trattava di stringere i denti, attivare la FIS, tenere le porte chiuse e aspettare che tutto torni com'era, cosa che, come tutti sappiamo, non è stato.
Dopo un po', ma per fortuna abbastanza presto, dico ora, noi siamo abituati ovviamente a fare attività di ricerca, abbiamo attivato una ricerca vera e propria su quello che è un nostro benchmark definito. Noi abbiamo come punto di riferimento dei soggetti che appunto sono il nostro benchmark, che sono in Italia i tre musei che ci precedono nella classifica del numero di visitatori, parlo ovviamente di musei di scienza, che sono il Museo Leonardo da Vinci di Milano, il Museo di Trento e Città delle Scienze di Napoli. Poi abbiamo tre riferimenti europei, perché sono i musei che praticano attività simili alle nostre, Monaco, Bristol e Parigi. A Parigi noi siamo nati, alla Villette, e poi abbiamo il nostro riferimento, quello che è il nostro punto di riferimento, perché è grazie all'esistenza dell'Osservatorio di San Francisco che noi esistiamo, perché il nostro fondatore, amico personale dei fratelli Oppenheimer, decise di voler fare a Trieste un museo su un modello appunto dell'Osservatorio di San Francisco. Quindi abbiamo fatto un'analisi dettagliata con interviste strutturate, abbiamo visto quello che stavano facendo questi musei e abbiamo sviluppato con nettezza quello che vedete scritto, la consapevolezza dell'intraducibilità in digitale dell'esperienza museale. Quello che noi facciamo di mestiere non era trasferibile sul digitale. Questo perché la nostra attività è un'attività basata sull'interazione, i nostri sono musei hands-on, la nostra è una logica costruttivista e tutto questo non poteva essere trasferito online. C'era stata una corsa di molti musei online, ci siamo appunto confrontati con il nostro benchmark, ma è stata subito evidente una cosa. Soltanto i musei come quello di Milano e quello di Trento in Italia, quello di Parigi e quello di Bristol in Europa e soprattutto quello di San Francisco negli Stati Uniti, che già prima di Covid disponevano di competenze specifiche per le attività su web, erano in grado di erogare servizi di qualità. Chi non aveva già maturato e soprattutto non aveva nel suo team di lavoro un gruppo specializzato nelle attività sul web, non era in grado di realizzare prodotti comparabili con quella che è l'esperienza diretta della visita museale. Quindi, fatta questa ricerca e arrivati all'intraducibilità, il nostro punto di attenzione è stato semplicemente quello di mantenere il contatto con i nostri visitatori. Sapevamo, anzi avevamo saputo, 80% significa che abbiamo perso circa 45.000 visitatori quest'anno, volevamo mantenere il contatto in qualche modo. Abbiamo utilizzato i social che già avevamo, quindi non abbiamo aperto nuovi canali e abbiamo fatto dei video col museo da casa, cioè i nostri operatori con il badge dalla cucina di casa o da altri ambienti evidentemente domestici a sottolineare il fatto che non stavamo portando il museo online, ma semplicemente volevamo fare un po' di compagnia ai nostri visitatori, noi a casa, loro da casa, gli abbiamo fatto delle proposte. Quando la situazione è cambiata e i musei non sono stati più chiusi per legge, mettiamolo così, ma è stata nostra la scelta di tenere chiuso Grignano per prepararci al grande trasferimento al Porto Vecchio e trasformare gli altri due musei in centri estivi, abbiamo deciso di utilizzare il web soltanto per fare ciò che in presenza non si può fare. Per esempio, qui vedete a sinistra è un tour all'ICGB. L'ICGB è un centro di ricerca all'interno del quale non si può entrare per questioni di sicurezza. Abbiamo cercato di proporre ai nostri visitatori, che in quel momento non erano tali se non in modo virtuale, ciò che comunque non avrebbero potuto vedere se fossero venuti nel nostro museo. Quindi interno di centri di ricerca che non possono essere visitati, oppure abbiamo fatto una serie di, noi li abbiamo chiamati wow, se volete andate sul nostro canale YouTube li trovate, facciamo piccoli esperimenti spettacolari che creano stupore, ma senza nessuna spiegazione, perché il punto di partenza dei nostri musei è sempre quello della stupefazione.
Purtroppo però, purtroppo ci siamo resi conto di essere, di rischiare di rimanere in qualche modo tagliati fuori. E quindi è iniziata una seconda fase, che è quella della didattica online asincrona e quella dei video evocativi del museo. Abbiamo cominciato a realizzare dei prodotti, che non erano più semplicemente dei video in cui potevamo mostrare un esperimento per stupire chi li stava a guardare, per attirare l'attenzione, ma che avevano una intenzione esplicitamente didattica e che potevano essere utilizzati per esempio dagli insegnanti durante le loro attività, anche loro a distanza o in altre situazioni simili, e alcuni video in cui davamo alcune indicazioni su quello che poteva essere il nostro museo. E abbiamo verificato, nel momento in cui abbiamo proposto questi servizi, di quanto fosse scarsissima la disponibilità, la spesa per l'acquisto di questi servizi. E questo per un'impresa culturale non è affatto indifferente. Le stesse persone che sono disposte, disponibili a spendere il loro denaro per venire a visitare il nostro museo, non sono disponibili a spendere il loro denaro per fare con noi delle attività a distanza. Quindi i nostri clienti hanno in qualche modo scelto per noi. E infatti abbiamo potuto fare l'attività di didattica sincrona. Qui vedete uno dei nostri operatori che realizza l'attività in diretta con una classe collegata, soltanto nei casi in cui a pagare il servizio non è chi fa l'attività, non è la scolaresca, non è la classe, ma sono degli sponsor che hanno deciso di offrire, di regalare questo servizio, per esempio, a dei gruppi di scuole. Abbiamo fatto alcune centinaia di attività di questo tipo, raggiungendo qualche migliaia di studenti, non certamente le decine di migliaia che di solito frequentano i nostri musei. Per noi, infatti, c'è stata un'unica soluzione. Questa è la reazione dei miei colleghi il 27 aprile, quando abbiamo riaperto il museo al magazzino 26 in Porto Vecchio e abbiamo ripreso l'attività, nella convinzione che se gli aspetti diciamo più legati all'attività lavorativa che abbiamo sperimentato a distanza da parte di back office del museo continuerà a farci compagnia, per quanto riguarda il museo proprio, noi siamo assolutamente convinti che tanto più dopo un così lungo periodo di digitalizzazione sarà giusto, opportuno e necessario proporre esperienze reali, esperienze concrete, esperienze hands-on, esperienze di socialità ai nostri visitatori. Grazie. Grazie per questa ancora più problematica, critica esposizione, ma non avevo dubbi, e però vorrei porre anch'io appunto, richiamare due punti che secondo me sono fondamentali: il discorso sui servizi di qualità, perché tutti si sono buttati a fare comunicazione digitale, ecco, e effettivamente la constatazione che il pubblico generico non è disposto a pagare per quello che trova liberamente sul web, perché c'è stata un'inflazione, magari non distinguendo la qualità dalla non qualità, sperabilmente è disposto di nuovo a pagare il biglietto per entrare in museo, ma chi poteva ascoltare un concerto gratis, parlo di concerti proprio per cambiare discorso, tutti i possibili eventi musicali online gratuitamente in tutto questo periodo, speriamo che ritorni a affollare le sale da concerto, al di là della ragionevole paura o precauzione. Ecco, però dobbiamo, con questa inflazione appunto di digitale, quando c'è una struttura che garantisce la qualità, avrà sicuramente il suo ritorno, questo è però alimentato dalle novità e da tutto il resto, ma come si temeva che con l'ebook nessuno avrebbe più comprato libri, ecco, speriamo che non si debba paventare un simile rischio per i nostri musei e luoghi della cultura. Ma io sono molto ottimista da questo punto di vista, scusa, una piccola percezione, no. Al di là del fatto che il 2 maggio, nonostante si dovesse prenotare con 24 ore di anticipo, cosa che ci è costretto a mandare via molti visitatori,
abbiamo fatto 164 biglietti, che è un numero altissimo dopo un periodo così lungo di chiusura, in una delle prime giornate in cui le persone potevano finalmente andare un po' dove volevano, e tanti evidentemente, 164 in una sola delle tre sedi, hanno deciso di venire a vedere il museo. Ed è molto importante, come dici tu, però, che le persone entrino in ambienti che siano accoglienti, dove possano fare un'esperienza in pieno relax, anche dal punto di vista di tutto quello che ci stiamo portando dietro, dal punto di vista dell'esperienza del Covid. Le porte spalancate, le macchine di reazione e purificazione dell'aria, c'è poco da dire, in questo momento rassicurano le persone e permettono loro di fare esperienze molto più rilassate. Grazie anche per questi ulteriori argomenti. Io continuo a non vedere la chat, ma sto correndo perché abbiamo ancora due contributi. E, come dicevo all'inizio, diamo la parola a due associazioni che finora non erano rappresentate in questi incontri, e in particolare la prossima, per questo dicevo inflazione di archeologi, abbiamo Massimo Braini, che qui ci rappresenta la Confederazione Italiana Archeologi, che appunto ha aderito nel 2019 a MAB a livello nazionale, naturalmente. E Massimo Braini è archeologo, membro del direttivo CIA del Friuli Venezia Giulia e anche del direttivo nazionale, ha una laurea, dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Trieste, e un libero professionista che collabora, direi, a tutto campo con imprese private, col pubblico nel campo della ricerca archeologica, e soprattutto in cantieri di scavo, che quindi non sono luoghi della cultura, ecco, sono sicuramente delle attività culturali, ma non luoghi della cultura, e forse anche da questo punto di vista la sua esperienza sarà decisamente diversa. Vediamo innanzitutto cosa ha da dirci di CIA, e poi sul momento lascio la parola. Non ci sono slide, direi. No, non ci sono slide. Grazie, buonasera, e grazie dell'opportunità. Approfitto per portare i saluti della Presidente nazionale Angela Badessa e della pre-regionale Michele Peris, che appunto mi hanno dato mandato di rappresentare in questa sessione di discussione la Confederazione Italiana Archeologi, che è un'associazione di professionisti che nasce nel 2004 a Roma e pian piano poi si allarga su tutto il territorio nazionale, e in questo momento e appunto copre tutta l'Italia. È un'associazione che vuole, è importante la parola definire, il profilo professionale dell'archeologo, e di conseguenza lo vuole tutelare, ed è importante la parola definire perché sì, nel nostro mestiere ovviamente possiamo fare 101 cose. Io qui, per semplificare, ho raggruppato in tre grandi macrogruppi le nostre attività, quelle che sono le attività più classiche di cantiere, cioè lo scavo archeologico, che molto spesso si così configura come un'attività di sorveglianza archeologica o comunque di supporto di scavi di emergenza all'interno di cantieri che hanno tutt'altra finalità, ma che vengono svolte in zone sensibili dal punto di vista delle potenzialità archeologiche. Dopodiché ci sono le attività di, e qui entriamo nel merito del pomeriggio, di attività di archivi e di accesso alle biblioteche in senso ampio, cioè la possibilità di recuperare le conoscenze che sono già state registrate e correttamente archiviate, in modo tale da arricchire quello che è la conoscenza che man mano invece si va a fare sul cantiere o comunque sulle attività di ricerca. E dopodiché c'è tutta una sfera di attività che riguarda i materiali, cioè quindi proprio oggetti che vengono recuperati sui vari cantieri di scavo o che vengono immagazzinati nel tempo, su cui vengono poi fatti gli studi, e quindi di conseguenza torniamo di nuovo a una questione di archivi. La mia particolare profilo professionale mi vede particolarmente coinvolto nell'attività di cantiere, come ha detto giustamente Paola Ventura, con una piccola così postilla negli ultimi 2 anni sono sì, molto impegnato anche sulla parte dei magazzini e sullo studio dei materiali, o comunque sul riordino dei materiali. Quindi di fatto provo a portare quello che è stata la mia esperienza, ma in realtà mi faccio portavoce anche dei colleghi della Confederazione Italiana, che oggi non solo, di quella che è stata l'esperienza dell'ultimo anno e mezzo, che ha appunto fortemente condizionato tutte le sfere professionali e di conseguenza anche la nostra.
Intanto va detto che la presenza della Confederazione per noi è stato e delle altre associazioni, ma io qui parlo per la in funzione insomma, della mia, di quello che io voglio rappresentare adesso, è stata una ricchezza, perché per ciascuno di noi che come cittadini ci siamo trovati davanti a una situazione completamente nuova, aver avuto la possibilità di fare squadra e di avere la possibilità di fare in qualche modo, avere un confronto quotidiano all'interno delle chat, ma anche per telefono, eccetera, su quelle che sono le problematiche nuove, che erano nuove per tutti ed erano nuove ovviamente anche per noi, è stato ovviamente un grande vantaggio. Situazioni che venivano poi rese ancora più difficili per quello che è la stragrande maggioranza dei nostri profili professionali, cioè quello di essere liberi professionisti con varie gradazioni di partita IVA, forfettaria, normale, a progetto, eccetera, ma fatto sta che comunque essere la libera professione in questo momento, in questo anno e mezzo, è stata forse quella al pari di molte altre, ma è stata quella che ha creato, diciamo così, ha evidenziato che ci sono in sostanza delle linee che è molto facile attraversare, al di là delle quali le difficoltà diventano veramente, veramente ardue da superare. E quindi avere appunto la possibilità di avere l'associazione per noi è stato un grande vantaggio, perché è stato proprio un'occasione per confronto e anche per sostegno reciproco. Faccio l'esempio più sciocco: ai primissimi giorni l'anno scorso il mondo, appunto in Italia in particolare, si era fermato ed era uscito il fatidico elenco dei codici Ateco, che permetteva a qualcuno di mettere il naso fuori di casa e qualcun altro no, anche per lavorare. Ebbene, molti di noi si trovavano nelle condizioni di fare la sorveglianza archeologica in cantieri il cui codice Ateco, le cui professionalità coinvolte nell'iter del cantiere erano, diciamo così, libere di continuare, e nelle primissime settimane molti di noi questo codice Ateco, il proprio codice Ateco non era stato attivato, e quindi di conseguenza ci trovavamo nelle condizioni, in alcune zone appunto del territorio nazionale, di dover fare quasi gli abusivi. Poi questa cosa per fortuna è rientrata, ma di fatto è semplicemente un modo per evidenziare come questo tipo di attività sia stata particolarmente difficile, soprattutto all'inizio. È ovvio che poi da un anno, ormai anche più a questa parte, tante situazioni si sono ovviamente normalizzate, si sono create dei protocolli, si sono create degli approcci ovviamente che hanno tenuto conto di tutta una serie di casistiche che all'inizio erano giocoforza nuove, che dovevano essere poi affrontate e serializzate, e quindi adesso a un anno e passa di distanza ovviamente l'accesso ai cantieri, l'accesso agli archivi e alle biblioteche, gli accessi ai magazzini ovviamente prevedono una serie di passaggi che ci permettono, con una serie di diciamo così, attenzioni particolari, di portare avanti comunque il nostro lavoro. Nel mio quotidiano ovviamente uno degli aspetti più clamorosi è stato quello di abbinare a quello che è un argomento assolutamente importante e principale nella quotidianità dei cantieri, cioè proprio la sicurezza sul lavoro, perché alla fine noi lavoriamo spesso in cantieri edili, è stato quello di associare appunto tutte le questioni del rispetto delle normative anti-Covid anche in contesti sì, un po' scomodi, che nascono scomodi, perché una cosa è mantenere i protocolli all'interno di un, non voglio banalizzare, insomma, all'interno di un ufficio, all'interno di situazioni in cui ci sono già diciamo così, delle situazioni pulite, passatemi questo termine. Il cantiere di per sé è un'area sì, dove le necessità sono altre, dall'igiene appunto personale, pensiamo ai bagni chimici, al problema che era stato i bagni chimici, ma anche banalmente nei mesi invernali, quando non si poteva appunto poi accedere ai ristoranti, alle trattorie, eccetera, anche recuperare quella mezz'ora per bere un caffè caldo o comunque un pasto al chiuso, specie magari nelle giornate un po' più piovose, quando ci si trovava in contesti di campagna a seguire magari qualche trincea per la messa in opera di servizi, eccetera. Questo solo per dare un po', diciamo, l'esempio concreto di quello che è stato così una situazione nuova da affrontare, che adesso con le normative si riesce in qualche modo anche a superare. Viceversa, per alcuni di noi
la chiusura proprio degli archivi o comunque la difficoltà, specialmente all'inizio, di avere accesso libero a quello che sono, che è una conoscenza registrata e metodologicamente così impostata, ha fatto sì che si creasse anche uno stallo importantissimo per quello che sono delle perizie, che sono appunto, faccio un esempio, le BIARC, cioè le valutazioni di impatto archeologico preventivo. Il non poter avere accesso ad archivi strutturati ha fatto sì che mancasse lo strumento fondamentale per creare queste perizie e di conseguenza molto spesso alcuni colleghi e amici si sono trovati nella difficoltà di rispettare delle scadenze, perché il non poter creare appunto una piccola banca dati, piccola o grande banca dati da cui attingere le informazioni necessarie per creare la stesura, diciamo, di questa perizia, ha fatto sì che ci potessero essere degli intoppi importanti. Questo per dire che appunto ovviamente c'è l'attività di cantiere, ma c'è anche l'attività appunto dell'archivistica che ha creato per noi un grosso problema. E un altro piccolo esempio è che esisteva tuttora, fin tanto che fino a qualche settimana fa anche la nostra regione, Friuli Venezia Giulia, era in zona rossa, è il fatto che siamo stati un po' così subissati da regole, regolamenti, eccetera, e molto spesso questi regolamenti diventavano un po' anche così inutilmente cervellotici. Faccio l'esempio per cui un'azienda, una società che aveva magari un incarico di sorveglianza archeologica o di attività di cantiere di scavo in associazione a un cantiere magari edile, poteva tramite un accordo con una trattoria, eccetera, far diventare la trattoria mensa aziendale. Bene, i soci e i dipendenti assunti di quella società potevano andare a mangiare in quella trattoria, ma i liberi professionisti che si trovavano a collaborare temporaneamente con la società teoricamente non ci sarebbero potuti andare. Questo è l'ennesimo esempio del fatto che la nostra professione, come molte altre, ma la nostra professione presenta delle sfaccettature e delle situazioni che poi è sempre stato difficile inquadrare. Pensiamo ad esempio al aumento o diminuzione del fatturato, quando in realtà appunto come qualsiasi libero professionista le fatture sono così un po' ondivaghe, no? All'interno dei 12 mesi di un'annualità. Quindi alla difficoltà della professione, della quotidianità che la professione comporta, si sono aggiunti anche tutti questi aspetti, diciamo così, paralleli, che hanno reso un po' più difficili le nostre giornate. Ripeto, adesso è passato un anno e mezzo, ci sono delle situazioni normate, adesso anche la situazione sembra andare leggermente in miglioramento, soprattutto nei mesi estivi, quindi speriamo che queste normative dovessero poi essere riproposte, perché per necessità dovessero tornare attuali, prendano di volta in volta in considerazione anche quelle che sono state le segnalazioni che sono state fatte dalle varie associazioni, anche appunto in base a quelli che sono stati gli aspetti che sono diventati così dirimenti all'interno delle 24 ore, o meglio 18-16 ore di cantiere o di attività professionale. La Confederazione Italiana Archeologi, tra l'altro, poi è stata anche attiva nell'arco, soprattutto dei mesi un po' più duri, quelli dell'anno scorso, per capire anche qual è lo stato dell'arte. Abbiamo promosso, in forma anonima ovviamente, un questionario Covid per monitorare lo stato di fatto della situazione professionale degli aderenti, ma non solo, in cui si chiedeva di spiegare quali problematiche sono state riscontrate nell'attività del quotidiano, che cosa ha impedito l'eventuale appunto normale proseguimento, le varie difficoltà, i famosi finanziamenti INPS, tutto quello che appunto c'è stato l'anno scorso, nei mesi che poi insomma ci sono stati i contributi, i dispositivi dei protocolli e i dispositivi di protezione personale nei cantieri e appunto il rispetto dei protocolli, perché poi appunto in molti cantieri abbiamo avuto la certezza che questi protocolli venivano così scritti in maiuscolo sulla carta, ma poi sulla carta restavano e di conseguenza non era particolarmente poi anche semplice trovarsi in situazioni di questo genere. E la stessa cosa è successa poi anche per questo questionario ha riguardato anche la possibilità o meno e le difficoltà che si sono riscontrate all'accesso appunto nei musei, nei parchi archeologici, che di fatto sono delle aree che noi potenzialmente possiamo frequentare anche per formazione professionale o per arricchimento o anche per attività diretta professionale, ma anche negli uffici delle università e delle biblioteche, come vi dicevo prima, per la questione del recupero degli archivi. Alla fine di tutto questo,
è stato prodotto un documento molto importante con una serie di proposte fatte al Ministero dei Beni Culturali, è stato fatto un documento in una ventina di punti in cui si portavano a conoscenza quelle che sono le difficoltà e quelle che potrebbero essere delle proposte. Ad esempio, me ne cito giusto alcune, molti di noi hanno approfittato dei mesi di lockdown totale o di blocco cantieri per vari motivi per fare dei corsi di aggiornamento o di formazione. Ebbene, questi corsi, per chi aveva la partita IVA a regime forfettario, non risultavano ad esempio detraibili, quindi di fatto poteva essere un'occasione quella di approfittare degli stop forzati per fare formazione, per fare arricchimento, visto proprio che, come è stato detto, c'è stata anche un'inflazione di un'invasione sul web di argomenti che potevano essere più o meno interessanti, ma di fatto molti, penso all'informatizzazione, all'uso del GIS, adesso me ne vengono a caso un po', cioè in mente un po' a caso, ma di fatto potevano essere delle occasioni appunto per non rimanere del tutto fermi e per arricchire il proprio profilo professionale. Ebbene, alcune categorie di liberi professionisti con un particolare tipo di partita IVA non potevano registrare correttamente dal punto di vista fiscale la spesa per partecipare a questi corsi e quindi l'abbiamo fatto notare. La stessa cosa per l'acquisto e la detraibilità dei dispositivi di protezione individuale, che di fatto sono diventati, oltre a quelli classici, anche classica mascherina, gel, eccetera, eccetera. Anche in questo caso è stato appunto fatto notare che non sono del tutto detraibili. Un altro aspetto che è diventato particolarmente così presente nella nostra quotidianità, molti di noi hanno approfittato per portarsi fuori un po' di lavoro arretrato, quindi la creazione di momenti che di solito sono ritagli di tempo o forzatura all'interno di un calendario piuttosto serrato, quando appunto i cantieri si sosseguono, per fare le relazioni di scavo o fare le relazioni in generale. Allora è stata fatta una proposta di inserire all'interno della di un capitolato di appalto di una percentuale che è sempre un po' così occulta questa voce di spesa, ma che sia prevista a chiare lettere una percentuale di spesa che preveda le ore all'interno delle quali ricavare il tempo per creare questo pezzo di lavoro che poi va a concorrere di fatto a formare gli archivi. E dopo, ultima ma non ultima, è stata sollecitata, ma ho notato che dagli interventi di oggi ovviamente questo è un problema più che presente, è stata sollecitata la spinta nella direzione della digitalizzazione il più ampio possibile di quelli che sono gli archivi, proprio perché in una situazione del genere ci si è accorti di quanto sia importante l'interazione fra l'attività materiale, nel nostro caso sui cantieri o comunque sulle situazioni che ci portano poi a verificare le cose nuove, così mettiamo così, che vengono fuori, rispetto a una consultazione di archivi per verificare il dato contestuale al dato archiviato. Ebbene, la possibilità di avere banche dati particolarmente ampie dal punto di vista della georeferenziazione, ma anche dal punto di vista dei metadati, cioè dei dati puntuali, cronologici, materiali, eccetera, che ogni cantiere, ogni scavo si porta dietro, ma anche la bibliografia, eccetera, permetterebbe ovviamente una fruizione molto più dinamica e che in questo periodo di lockdown dell'anno scorso è stata completamente azzerata, creando una lacuna estremamente importante in quella che è la procedura della costruzione di un tassello di conoscenza. Accanto a tutto questo c'è stata anche un'iniziativa molto simpatica, perché insomma volevamo un po' anche darci coraggio e dare un po' coraggio in un momento del genere. Abbiamo creato l'iniziativa Ci Andremo, giocando un po' sul nome della CIA, in cui molti dei soci e dei responsabili, o comunque del gruppo di comunicazione, eccetera, hanno chiesto di mandare delle fotografie dei propri luoghi archeologici, ma non necessariamente del cuore, e creare una sorta di tour virtuale riproponendoci, quando poi ci sarebbe stata la riapertura, la possibilità di andare a visitarli, in modo tale di così mantenere un po' viva la memoria di posti che magari qualcuno di noi non conosce bene perché li frequenta quotidianamente, ma essendo la CIA appunto una associazione nazionale, c'è stato anche uno scambio un po' così di cartoline incrociate con questi video molto brevi che si trovano sul nostro canale YouTube. Oggi com'è la situazione? Come ho detto prima, la situazione ovviamente non è paragonabile a quella che poteva essere un anno fa. Intanto abbiamo imparato a muoverci in base al colore delle regioni, molti di noi ci spostano anche da una regione all'altra
e di conseguenza i vari colori, capire come ci si poteva spostare la settimana dopo o chi poteva venire all'interno di questi cambi di colori, pur appunto essendo che per motivi di comprovata esigenza professionale questi movimenti potevano essere ovviamente codificati, ma diciamo che non siamo stati più nella condizione di essere assolutamente chiusi come lo siamo stati nei mesi di marzo e aprile dell'anno scorso. Lo stesso avviene per gli archivi, adesso con una buona margine di prenotazione, con tutti gli accorgimenti necessari che i vari istituti hanno messo in atto, ovviamente l'accesso è di nuovo possibile e quindi anche in quel caso si tratta di sapersi organizzare per tempo, perché ovviamente non può essere tutto immediato, non può essere, anche perché appunto gli utenti potenzialmente possono essere numerosi e di conseguenza con un minimo di organizzazione in più anche gli archivi sono diventati di nuovo accessibili. La stessa cosa succede per i magazzini, dove in realtà gli spazi sono stati diciamo così riorganizzati nel nostro piccolo, insomma nel nostro contesto di lavoro quotidiano ci siamo riorganizzati creando degli spazi adeguati, ma abbiamo fatto in modo nei momenti in cui il lavoro di gruppo sarebbe stato necessario di riorganizzare i gruppi in modo da fare appunto degli accessi che non siano particolari, insomma si crei appunto il famoso la folla, non mi viene la parola, insomma che che si crei appunto un numero di persone eccessivo all'interno di metri quadrati non corretti. E la stessa cosa succede alla fine anche per l'università, gli uffici eccetera, dove vale lo stesso discorso per gli archivi. Come ci si pone in tutto questo? Ci si pone in modo costruttivo, cioè abbiamo imparato una strada nuova, cioè nessuno di noi aveva ovviamente la prontezza e l'accortezza di avere la soluzione nei primi giorni di marzo dell'anno scorso, siamo rimasti tutti un po' spiazzati, la possibilità nel nostro contesto di avere l'associazione ci ha permesso anche a distanza di mantenere i contatti e di avere un confronto costante su quelle che sono le esperienze relative sul territorio di ciascuno di noi e di trovare di volta in volta anche delle soluzioni suggerendo all'interlocutore di turno quello che è stato fatto magari in altre regioni e in alcuni contesti questa cosa ha funzionato. Quindi di fatto la nostra associazione ha permesso di creare questo piccolo ombrello autogestito, perché comunque siamo tutti colleghi e amici che hanno deciso di fondare questa associazione proprio per aiutarci l'un l'altro e per creare appunto anche una sorta di massa critica e quindi l'associazione in questo caso ha funzionato ed è stata anche uno sprone, diciamo così, una fucina di idee che hanno portato a un importante documento che viene appunto di quello di cui parlavo prima, le proposte per il documento si chiama proprio Una ripartenza per i beni culturali post-Covid-19, in cui abbiamo fatto proprio abbiamo tirato una linea sullo stato di fatto e su cosa eventualmente potrebbe essere migliorato e dove potrebbero essere fatti degli interventi mirati. Vi ringrazio. Grazie per questo ulteriore punto di vista, magari se vuoi mettere sulla chat se è scaricabile questo documento da qualche parte, se qualcuno è interessato a scaricarlo. Certo, lo recupero subito. Se lo scrivi sulla chat. Sì, questo ci richiama, devo dire, alla responsabilità di chi sta negli enti pubblici e negli archivi, che noi non siamo dei luoghi della cultura solo per il turista o solo per, diciamo, lo svago e il diletto, noi tutti ne siamo consapevoli, ma come questo poi incide anche indirettamente sul lavoro dei professionisti. Questo è, credo che sia un richiamo assolutamente necessario da tenere presente, che sì, chi opera in certi istituti ha, al di là della tutela diretta, quindi può dedicarsi con calma ad altre attività assolutamente utili che vengono messe accantonate nel periodo in cui non c'è il pubblico, però appunto il pubblico non è solo un pubblico che può fare a meno di andare al ristorante, al concerto, al museo, ecco. E detto un tanto, anche per avviarsi verso l'ultimo intervento, poi a questo punto se ci sarà spazio alla fine, credo chi ha voglia potrà prenderselo, ritorniamo in ambiente appunto archivistico e bibliotecario, e sempre per questo, diciamo, coinvolgimento delle associazioni, in questo caso ICRAB, ovvero l'Associazione Italiana di Conservatori e Restauratori degli Archivi e delle Biblioteche. E c'è un'imprecisione perché mi hanno detto che non è articolato su scala regionale, quindi Michela Corsini, che adesso prende la parola a nome di ICRAB e fa parte del consiglio direttivo, direi unico nazionale di ICRAB,
e bibliotecaria con laurea in scienze archivistiche e biblioteconomiche e poi un diploma alla Scuola Vaticana di Biblioteconomia. E appunto fuori regione usciamo, perché i suoi studi sono stati a Pisa e appunto alla Biblioteca Apostolica Vaticana, e anche attualmente lavora presso il comune di Saravezza, Lucca, all'ufficio di cultura, occupandosi di biblioteca, archivio storico e ufficio cultura. Quindi ci darà il punto di vista, innanzitutto chiediamo un aggiornamento su ICRAB e ci darà il punto di vista di una particolare settore di archivi e biblioteche, che è appunto la conservazione in questo periodo, naturalmente in generale in questo periodo. La parola a Michela Corsini. Bene, buonasera a tutti, mi accingo alla condivisione dello schermo. Allora, dunque, buonasera a tutti, vi porto il mio saluto e quello dell'associazione che rappresento, la cui presidente Melania Zanetti, e nonché i ringraziamenti a tutti gli organizzatori di questo incontro per l'opportunità di partecipare. Ho il piacere di presentare l'associazione della quale faccio parte come membro del consiglio direttivo a quanti di voi ancora non la conoscono, per quanto non sia il primo incontro MAB al quale partecipiamo. ICRAB è acronimo di Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori di Archivi e Biblioteche e dal 2013 si è costituita per offrire uno spazio di dialogo, confronto e formazione ad archivisti, bibliotecari e restauratori impegnati nella conservazione del patrimonio archivistico e bibliografico italiano, nonché a tutti coloro che, pur non appartenendo a queste categorie professionali, condividono gli intenti dell'associazione. Il focus di ICRAB rimane la conservazione di libri e documenti e, oltre a un'attività di tipo istituzionale con le direzioni generali del Ministero della Cultura, il suo impegno si è concentrato negli anni su iniziative di formazione, studio e ricerca in tutti i campi connessi alla conservazione del patrimonio archivistico e bibliografico. Formazione e aggiornamento professionale sono richieste non solo dagli iscritti dell'associazione, ma anche da colleghi che aderiscono ad altre associazioni, quali AIB e ANAI, e pertanto estendiamo la partecipazione libera alle nostre iniziative a tutti gli interessati, non solo agli iscritti. Non ci connotiamo infatti come categoria professionale, il nostro punto di interesse fondamentale sono i libri e i documenti, non solo testi, ma oggetti polimaterici che dobbiamo conservare. Studio, prevenzione, manutenzione e restauro, le attività e gli interventi nei quali il codice dei beni culturali e del paesaggio articola la conservazione, sono i temi che sviluppiamo e ne potete trovare non solo notizia, ma anche materiale prodotto dall'associazione in termini di pubblicazione e video sul nostro sito www.icrab.it. Parliamo delle difficoltà. Allora, le difficoltà sono state affrontate soprattutto a livello di patrimonio. Infatti la chiusura repentina a marzo dello scorso anno di biblioteche e archivi ha rappresentato pochi o nessun controllo e misure di prevenzione sulla documentazione, e a livello dei professionisti, archivisti e bibliotecari, con tutte le difficoltà relative al controllo dello stato dei fondi librari e archivistici e l'interruzione dei servizi. Per quanto concerne i restauratori, si sono verificate problematiche legate ai lavori già affidati e in corso e o ad affidamenti di lavori di restauro di imminente inizio, e ugualmente il coinvolgimento nelle problematiche dei luoghi di conservazione, che sono stati poi chiusi al pubblico. Ancora di maggior difficoltà la riapertura tra il maggio e il giugno del 2020 delle biblioteche e degli archivi, varie problematiche legate al servizio, la gestione degli spazi per la quarantena dei documenti in rientro dal prestito nel caso delle biblioteche e soprattutto alle modalità di conservazione dei libri rientrati dal prestito, la tempistica della quarantena in base agli studi e alle direttive in vigore o semplicemente i documenti consultati in loco sia per gli archivi che per le biblioteche. Infine, il controllo degli ambienti e della documentazione chiusa all'interno di essi. ICRAB ha proposto alcuni webinar aperti a tutti gli interessati per fornire un supporto diretto su questi temi. I componenti del consiglio direttivo, che comprende i diversi professionisti impegnati nella conservazione, dopo aver esaminato e preso in considerazione le linee guida emanate da istituti nazionali e internazionali ad alto livello sul tema,
hanno condiviso problematiche, approfondimenti e strategie da poter proporre e discutere direttamente con chi si è ritrovato in prima linea alla riapertura di archivi e biblioteche. Le registrazioni di tali webinar sono disponibili sul sito dell'ICRAB e hanno ottenuto molte visualizzazioni. È stata inoltre fornita una bibliografia e una sitografia di riferimento. Inoltre, attraverso la lista di discussione ICRAB List, l'associazione ha supportato in quel momento e tuttora supporta bibliotecari, archivisti e restauratori e altri professionisti rispondendo a quesiti relativi alla conservazione del materiale documentario e pubblicizzando iniziative utili e di livello su questo tema sia a livello nazionale che a livello internazionale. Per quanto concerne le esperienze e le opportunità, vediamo che le esperienze sono state quelle della condivisione, soprattutto della condivisione, perché i vari protagonisti e i vari professionisti del mondo della conservazione hanno potuto condividere in itinere le proprie esperienze e supportarsi a vicenda in questo periodo di grande difficoltà. Per le opportunità è importante sottolineare il dialogo, il confronto che ci è stato offerto dalla multimedialità, cioè dagli strumenti informatici che hanno consentito di attivare appunto tra i professionisti di diversa tipologia in diversi luoghi un dialogo e di registrare materiale che rimane a disposizione per esempio sul nostro sito. E opportunità per il patrimonio, una grandissima opportunità. Capire che la prevenzione va studiata e attivata per acquisire strumenti di conoscenza e competenza che ci consentano di affrontare anche le emergenze, non viceversa come ancora continuamente accade. L'opportunità è poter attivare una consuetudine ai principi e alle modalità della conservazione. Prima di concludere vorrei aggiungere a quanto detto che l'attività di ICRAB naturalmente prosegue. Il 22 aprile scorso si è tenuto infatti il primo webinar dell'anno 2021 dal titolo Il controllo ambientale per la conservazione del patrimonio archivistico librario, al quale hanno partecipato circa 150 persone. Sono naturalmente previsti altri eventi, dei quali diamo di norma notizia anche sulle liste dei bibliotecari e degli archivisti, oltre che su quella dell'associazione. Pertanto vi invito a visitare il nostro sito, vi ringrazio per l'attenzione e per l'opportunità e auguro buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie anche per questa esposizione, anche per la sintesi, perché immagino che essendo alla fine aveva un po', ecco, tutte le, sì, molti argomenti erano stati detti, ma anche questo nuovo punto di vista ci ha riportato un po' più sugli aspetti tecnici della professione. E non lo so, adesso io chiederei, al di là che in chat continuo a non vedere nulla, chiederei un po' ai colleghi se qualcun altro vuole fare osservazione. Io l'unica riflessione, oltre a quanto ho cercato di inframmezzare, è che effettivamente siamo ritornati con quasi la scusa del Covid a questa visione di, diciamo, di dialogo tra le professioni, che mi pare che sia stata un'occasione, al di là di tutto quanto poi per ciascuna categoria comportato, di dover veramente di nuovo confrontarsi su argomenti anche sì, di comune interesse. E, sentiamo Dimitri, grazie, volete partecipare? C'è anche il De Menis, forse da qualche parte, che ci fa da angelo custode, nome tutelare, però per avere anche... Mi pare che sia tutto molto in linea, no? Tutto sommato, che le problematiche degli archivisti non siano così differenti da quelle dei bibliotecari o dei restauratori o dei museali. È da veramente rilevare, credo, ed encomiare anche la forza, l'energia, la fantasia, la voglia che tutti gli operatori hanno comunque conservato
posto in essere per sopravvivere. Ecco, per sopravvivere. La parola chiave è comunicazione, comunicazione fra professionalità diverse, lavoro insieme, ma comunicazione anche con l'utenza, perché alla fine il nostro patrimonio, se lo rinchiudiamo, è morto, insomma, non ha neanche più senso di esistere. Cristina Marsili parlava del fuori di sé, è questo che abbiamo fatto, cercato di portare quelli che erano i nostri patrimoni fuori di sé, fuori di loro. Se le persone non potevano venire, abbiamo spinto il patrimonio a uscire ed andare incontro alle persone. L'abbiamo fatto in modi più o meno alla fine simili, e con grande difficoltà, e d'altra parte credo che di più non si potesse fare. Il tema di chi lavora come libero professionista in questi ambiti, questo è ancora un tema doloroso e irrisolto. Speriamo di uscirne, perché in effetti lavorare senza poter mettere le mani sul patrimonio mi pare davvero un po' difficile. La digitalizzazione, ok, però poi ci vuole anche di più, non basta, no? Quindi il riconoscimento, diceva il collega di CIA, no? Il riconoscimento che questo lavoro è importante, non è un lavoro superfluo, inutile, e questo lavoro va riconosciuto perché possa essere svolto effettivamente, senza assembramenti, ma no, non credo che i nostri siti siano poi questi luoghi così di assembramento come può essere un bar o un supermercato, no? Cioè, comunque un modo di lavorare per lo più individualmente, anche in gruppo, ma insomma non parliamo di masse oceaniche. Queste sono le riflessioni che mi vengono in mente. Se posso fare giusto una battuta, allora Massimo Braini ad un certo punto dice: non eravamo preparati all'inizio, siamo rimasti un po' lì in difficoltà senza sapere cosa fare. E d'altra parte, mi sembra Serena Mizzan l'abbia detto, anche il ministro, insomma, ci ha messo un attimino a decidere di intervenire in un comparto che oggettivamente non era ritenuto strategico, non lo è mai il comparto dell'agricoltura ritenuto strategico, in questa fase assolutamente, insomma, è passato non in secondo ma in terzo piano, e quindi anche il ministero è intervenuto in un secondo tempo. E siamo rimasti tutti in difficoltà sul da farsi, prima di tutto perché non abbiamo avuto accesso ai patrimoni, agli scavi, ai depositi, agli archivi, via dicendo, quindi ci è stata tolta proprio la materia del nostro lavoro. Certo, alcune categorie professionali, alcuni colleghi sono stati più fortunati di altri, chi era, come dire, strutturato in un ente o in un'associazione culturale più solida, eccetera, è riuscito ad affrontare meglio questo periodo rispetto a chi, libero professionista, ha affrontato una difficoltà molto più forte. Io ho fatto il professionista tanti anni, 12 anni, mi ricordo assolutamente, tempi diversi per carità, ma la sensazione, insomma, della precarietà, non dico giorno per giorno, ma del dover sempre trovarsi un posto in cui lavorare, e se questi vengono a mancare, ho pensato come mi sarei trovato io. Una parola più di speranza rispetto a quella di Grazia Tatò, che mi è sembrata ancora un po' più negativa, è che è vero che sarebbe stato meglio non fosse successo anche per la cultura e tutto il resto, è vero che sarebbe meglio che il mondo della cultura potesse, come dire, avvantaggiarsi di risorse, non dico inesauribili, ma molto più sostenute di quelle di oggi, però, anche se il discorso a volte non è il migliore da fare, però in realtà il mondo della cultura ha risposto anche molto bene per quel che si poteva fare, cioè è una fase questa in cui già in molti casi le biblioteche, prima fra tutti, bisogna dirlo, ecco, perché hanno tradizionalmente un rapporto puntuale con l'utenza, i musei,
meno il mondo degli archivi, che è una tradizione e un modo di lavorare diverso, però già si stava lavorando molto sul remoto, su un rapporto mediato anche dalle tecnologie, via dicendo, si lavorava già da tanti anni sul digitale, ecco, quindi siamo riusciti a rispondere alla crisi in un modo dignitoso e a volte molto più di dignitoso, ecco, molto più e questa fase, per quanto possa sembrare strano dirlo, però ci ha fatto, come comparto ci ha fatto sicuramente crescere, nel senso che il tradizionale è molto forte, ritorneremo a essere presenti. Questa esperienza, di cui facevamo a meno oggettivamente, ecco, però questa esperienza ci ha dato un aspetto in più, e però le difficoltà sono tante. Cioè io ho sentito gli interventi e faccio complimenti a tutti i relatori, perché a fronte di difficoltà grandissime, economiche, di rapporto con un pubblico che non c'è, di non poter avere accesso alle sedi, ai patrimoni, via dicendo, tutti si sono veramente dati da fare, le esperienze sono comunque molto buone, ecco, cioè secondo me un confronto di questo genere aveva il suo significato come chiusura di questo percorso seminariale, ecco. Scusate, ho preso qualche minuto in più del previsto. No, anzi, a me sono sembrate delle ottime conclusioni, se qualcuno ha altro da dire volentieri, ma io le prenderei quasi come una sintesi di tutto questo percorso. Abbiamo tra i nostri Hilde Menis, se si fa vedere, ci ha aiutato a gestire, devo dire, in tutti questi incontri. Non ho fatto niente. No, anch'io concordo con le ultime parole che sono state dette, assolutamente sì, è vero, abbiamo avuto anche delle opportunità, insomma, però mi piace sottolineare una cosa che ha accennato il professor Brunetti, c'è cioè proprio la disparità di trattamento nel campo lavorativo, visto che si parla di lavoro, tra il personale strutturato degli enti, veramente fortunato, e il personale o di associazioni o di che ha dovuto arrangiarsi, reinventarsi con tanta fatica e anche tanta fantasia. Complimenti davvero per quello che ho visto, insomma, stasera. Io sono una dipendente universitaria, non abbiamo neanche un'idea di quello che al di fuori ci si deve inventare giorno per giorno. Quindi complimenti ai relatori e grazie anche per tutte le cose che sono state fatte, insomma, per gli utenti in questi mesi. E quindi taccio anch'io. Bene, ricompaio io, quindi alla fine devo dire, se mi tocca questo compito di chiusura, e se non c'è altro ringrazierei tutti. Abbiamo sforato la mezz'ora che prevedevamo, però come incontro conclusivo e come pluralità di voci ci stava. E devo dire, speriamo di riuscire presto a diffondere un calendario di incontri a settembre, o comunque l'intenzione è di non perdere il filo tra le associazioni come MAB e ovviamente con questo accordo con l'università che è stato rinnovato, rivivificato, e crediamo, mi pare di sapere che ci sono già dei progetti anche con ulteriori coinvolgimenti istituzionali, non so se posso anticipare, proprio sul tema luoghi della cultura, ecco, su questo dovremo sicuramente lavorare dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista dei luoghi. Io ho sempre questa posizione un po' imbarazzata in ICOM, perché essendo un'associazione che sia soci persone che soci istituzionali, tante volte non dico che promuove, ma deve riflettere interessi diversi, che potrebbero essere addirittura contrapposti, perché chi lavora nei musei può avere come controparte il museo stesso, a seconda della posizione in cui si trova. Però rivederlo invece adesso, ognuno ha cercato di essere assolutamente ecumenici, ma di rivederlo invece dal punto di vista dei luoghi della cultura, potrebbe essere un nuovo tema di condivisione, speriamo. Ecco, e a questo punto io lascerei con un saluto a tutti e speriamo a presto. Grazie. Grazie ovviamente. Arrivederci al prossimo appuntamento.